perché tanto lo sto tagliando, è dato soldi a fumare. Il fatto è che io sto tagliando da soldi, e ma mi sta e quindi abbiamo proprio scelto di impostare questo nostro dibattito su esponendo sia le ragioni dal punto di vista del sì che quelle del no, il tutto arricchendo con gli aspetti tecnici che verranno presentati dalla professoressa. Vorrei ringraziare per iniziare i ragazzi che mi hanno dato una mano nell'organizzare questo convegno, perché ora mi vedete solo qua, ma per organizzare un convegno di questo tipo ci vuole tanto tanto tempo, soprattutto una forte squadra. Quindi in primis ringrazierei Giovanni Guidi, che è qui con noi e direi possiamo dedicargli anche un applauso. E è anche il mio vice, insomma, qui della lista, che mi ha raggiunto quest'anno, quando lui era nelle scuole fino all'anno scorso, che devo dire cominciamo in bellezza, perché è uno dei più importanti convegni che stiamo organizzando, è il primo che la lista organizza come dibattito, quindi non come un convegno, diciamo, più monolaterale come siamo abituati a vedere. E ringrazio anche Lia Muglia, che ora eccolo laggiù, che ringrazio, chiederei un applauso anche per lui. Ho visto tra i presenti anche il capogruppo di Forza Italia, Jacopo Cellai, che saluto, e poi a questo punto ringrazierei gli ospiti che hanno scelto di partecipare e, visti i numerosi impegni che hanno proprio a ridosso della data referendaria, penso sia un gesto molto importante che io apprezzo molto, perché è una grande attenzione che si dà in fondo al mondo degli studenti e dei giovani. Quindi comincio dalla mia destra, che è il direttore della Verità, nonché conduttore della vostra parte. Professoressa Ginevra Cerina Ferroni, senza la quale non avremmo potuto organizzare questo convegno, perché è e l'onorevole Dario Parrini, a cui va anche il merito di partecipare a un convegno che poi di fondo non è organizzato, insomma, da liste a lui strettamente vicine, quindi un ringraziamento. A questo punto possiamo cominciare a affrontare il tema su quale siamo chiamati e l'impostazione che abbiamo scelto di dare è di affrontare la riforma sia sul metodo sul quale siamo arrivati a approvare questa riforma, sia poi andare ad analizzare i contenuti e magari con qualche accenno anche poi sul finire delle varie vicende politiche che coinvolgono questo referendum. Proietteremo delle slide, quindi seguiremo quelle, in ogni caso manterremo comunque tempi abbastanza televisivi, se così possiamo definirli, per poterli affrontare tutti, in quanto comunque una riforma molto vasta e, diciamo, è importante non tralasciare nessun aspetto. Questo è quello. Sarà poi dedicata anche una parte finale alle domande dal pubblico, che visto la partecipazione penso poi saranno numerose anche le domande, anche se devo dire spesso su questi convegni le domande vengono preparate prima, devo dire è una scelta che abbiamo fatto di non preparare le domande da far fare al pubblico, quindi avviso anche, insomma, i nostri relatori che saranno tutte domande completamente spontanee. E aprirei, avevo provato questo servizio che appunto è ormai di qualche tempo fa, addirittura parla di referendum di ottobre, come sappiamo quel referendum è stato procrastinato, quindi
spero ci vediate più o meno tutti bene, che si sente. Comunque, fatti dentro. E meno davanti. Costituzionale segna un passaggio storico per l'Italia. E si è dimostrato che si possono avere in Italia meno politici e una politica un po' più seria. Con 361 sì, 7 voti contrari e un applauso di circostanza, la Camera manda in pensione il Senato e dice addio al bicameralismo perfetto. L'ultima parola, ora, spetta ai cittadini, con il referendum confermativo di ottobre. Il nuovo Senato avrà meno poteri e sarà più snello. 95 membri eletti dai consigli regionali e 5 nominati dal Presidente della Repubblica. Competenza piena solo su riforme e leggi costituzionali. I deputati, che restano 630, saranno gli unici a votare la fiducia al governo. Torneranno allo Stato con competenze finora condivise con le regioni. Il percorso della riforma era partito 2 anni fa, quando Renzi, già trasbottonato a fare disinvolto, a questo stesso Senato aveva chiesto la fiducia. Riflettevo stamani mattina sul fatto che io non vorrei tanto presiedere nel Senato della Repubblica. Comunico qui dall'inizio che vorrei essere l'ultimo presidente del Consiglio a chiedere quest'Aula la fiducia. Ieri le opposizioni sono uscite dall'Aula e non hanno votato. Nell'emiciclo sono rimasti solo la maggioranza che sostiene il governo e i verdiniani. I 5 Stelle hanno rifiutato l'inversione del calendario offerto dalla maggioranza in segno di rispetto per la morte di Casaleggio. La battaglia politica ora è tutta proiettata sul dopo. Sul referendum su cui Renzi, impegnato in commissione di Rano, continua a scommettere il proprio futuro politico. Questo articolo 138 della Costituzione che prevede un referendum è stato davvero una saggia uscita d'emergenza voluta dai padri costituenti. Anche se questa maggioranza ha i soldi e l'informazione dalla sua parte, sta commettendo un enorme errore, sta sottovalutando i cittadini italiani. Quindi la prima domanda ora chiedo alla professoressa, come abbiamo visto era un percorso che nasce da tempo, questa della riforma e da cui si discute diciamo in Italia da molto tempo. Inoltre su come si è arrivati poi a approvare questa riforma sono intervenute anche molte critiche, tra cui anche il fatto che il Parlamento poi sia stato dichiarato eletto con una legge elettorale che non è stata poi dichiarata costituzionale. Quindi chiederei alla professoressa di spiegarci come si è arrivati a approvare questa riforma e qual è stato il percorso che c'è dietro il dibattito costituzionale fino ad oggi. Grazie, buongiorno a tutti e beh, innanzitutto un ringraziamento a Damiano Cesabianchi per questo incontro. Io premetto quando vado in giro a parlare della riforma che in quanto membro del direttivo nazionale dei costituzionalisti ho preso una decisione non semplice di non schierarmi pubblicamente, di non firmare appelli, ma di provare a fare il mio lavoro, e cioè di spiegare i contenuti di questa riforma. Anche perché c'è un paese profondamente spaccato e non sarebbe stato opportuno portare in questo agone anche i costituzionalisti che sono oltre 400 e le cui posizioni ovviamente sono molto differenziate. Bisogna dunque cercare di capire il contenuto di questa riforma affinché il voto sia il più possibile consapevole. Naturalmente un margine di politicizzazione è inevitabile. Ricordo che nel 2006 la riforma fu diciamo, portata avanti dal governo allora Berlusconi, fu fortemente osteggiata da tutte le forze politiche con una diciamo, compagine che andava dalla destra di Raudi fino a Ecologia o Sinistra Sgobaleno, quindi diciamo, e oggi invece abbiamo all'opposto coloro che erano per il no, oggi sono per il sì, con uno schieramento, diciamo, uno schieramento contro, molto articolato. Ora, il referendum costituzionale è l'epilogo di un lungo processo di revisione costituzionale che ha seguito precisamente l'articolo 138 della Costituzione. Il dibattito sui contenuti in questi 2 anni non è mancato, ci sono stati oltre 4.000 emendamenti, 6 letture, la Costituzione ne prevede almeno 4, tantissime audizioni parlamentari. Vi sono state anche alcune forzature procedurali, ad esempio la sostituzione di alcuni membri in commissione, cioè comunque è stato un procedimento direi molto, molto complesso. L'iniziativa è stata un'iniziativa governativa. Ora, molti sostenitori del no citano una famosa frase di Calamandrei in base alla quale
quando si discute la riforma costituzionale è bene che i banchi del governo restino vuoti. Allora, questa, insegnando diritto comparato, è una indicazione certamente di opportunità politica, anche se in una forma di governo parlamentare è un po' difficile impedire al governo, diciamo, di portare avanti un proprio progetto politico. Del resto, anche nel 2006 la riforma fu portata avanti dall'allora governo Berlusconi, mentre nel 2001 no, invece fu una iniziativa parlamentare. Come tutti sapete, la riforma è stata votata alla fine soltanto da una maggioranza assoluta, cioè non c'è stata quella maggioranza qualificata dei due terzi che la Costituzione richiede, ma appunto soltanto la maggioranza che sostiene il governo. E qui, per la verità, va ricordata anche un po' la malinconia di quell'aula semivuota in cui quella riforma viene approvata. Perché? Perché la Costituzione non è una legge come tutte le altre, sarebbe opportuno che incontrasse una larga condivisione. Per la verità, questa condivisione a un certo momento del processo è venuta meno, e probabilmente c'è anche una seria difficoltà nel nostro paese di fare riforme costituzionali, perché sono 30 anni che parliamo di riforme che non sono andate in porto. Riforme organiche, perché la Costituzione è stata modificata varie volte, quantomeno 16 volte, quindi quando c'è la volontà politica si fanno anche degli interventi di modifica costituzionale. Il referendum costituzionale, come voi sapete, non richiede quorum di validità, quindi è valido indipendentemente dal numero di persone che andranno a votare. E questo referendum costituzionale, qui vengo un po' al nodo del metodo, era stato pensato dai costituenti come uno strumento di natura oppositiva. Cioè, qui c'è un pochino, da un punto di vista costituzionale, si tende a parlare di un referendum confermativo. In realtà non è corretto, perché il referendum, nella idea dei padri costituenti, nasce come referendum di natura oppositiva, cioè uno strumento nelle mani delle minoranze politiche che non hanno votato appunto il testo di riforma e che decidono di rivolgersi al popolo per fare verificare se vi è quella corrispondenza di una riforma votata soltanto da una maggioranza sia aderente alla volontà popolare. Cosa è successo? È successo che in questa vicenda referendaria, diciamo, referendaria, il referendum abbia un po' snaturato quella che era la sua natura. Perché? Perché, come tutti sappiamo, è diventato uno strumento nelle mani anche della maggioranza di governo che ha fatto la riforma. Tant'è vero che sono state raccolte le firme per questo. Perché vi è stato questo snaturamento della natura referendaria, che sta diventando un po' un plebiscito sulla figura del Premier e del suo governo piuttosto che una conferma sulle modifiche di un testo costituzionale? Perché questo governo ha conosciuto, non vorrei dire un vizio di origine, ma sicuramente una fragilità d'origine. E la fragilità d'origine è stata data dal fatto non tanto che sia stato un governo non formalmente eletto dal corpo elettorale, perché la forma di governo italiana è una forma di governo che ha conosciuto da sempre governi fatti nelle segreterie di un partito, e quindi non è la storia italiana, può piacere o non piacere, a me non piace per niente, però è la nostra storia. Qual è stato l'elemento, diciamo, nuovo? Che vi è stata una sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza numero 1 del 2014, che, come diceva appunto il moderatore, ha dichiarato incostituzionale la legge che aveva eletto questo Parlamento. Il Parlamento che appunto ha fatto la più grossa riforma costituzionale della storia italiana. Questo è il nodo. La Corte Costituzionale, per la verità, ha detto una cosa. Ha detto cioè che tutti gli atti fino a quel momento compiuti dal Parlamento sono degli atti legittimi. Perché? Perché vige il principio di continuità dello Stato. Quindi tutto ciò fino a quel momento fatto non deve essere, diciamo, dichiarato nullo, ovviamente.
certamente non ha detto che questo Parlamento era legittimato a fare una riforma così significativa. E questo, da qui c'è questa debolezza, tant'è che i sostenitori del no ovviamente puntano su questo, c'è un problema di metodo, quindi c'è un problema, attenzione, il punto è delicato, non tanto di delegittimazione giuridica di questo Parlamento, perché la Corte ha fatto salva la legittimazione giuridica, ma una delegittimazione quantomeno politica. Ecco perché il referendum sta assumendo questo valore così forte, perché ovviamente legittima un governo che ha questa, diciamo, fragilità di partenza. Qui chiudo per lasciare la parola, ricordo soltanto una cosa, che per la verità il contesto nel quale nascono queste riforme è un contesto che vede una situazione di grosso stallo istituzionale, le forze politiche non riescono addirittura a trovare un accordo per eleggere il successore dell'ex Presidente della Repubblica, tutte le forze politiche vanno con il cappello in mano a chiedere all'ex presidente Napolitano di la sua disponibilità ad essere rieletto per un secondo mandato, caso unico nella storia italiana, e l'ex presidente Napolitano acconsentì ad essere rieletto sulla base di un preciso impegno del Parlamento che era quello di fare le riforme. Quindi direi che c'è anche in questo diciamo, quadro del metodo un grosso ruolo che ha avuto l'ex presidente Napolitano, che si è preso una responsabilità che è stata quella di andare avanti dopo la riforma della sentenza costituzionale e, come avrebbe potuto fare invece, di sciogliere il Parlamento per dare un mandato forte a un nuovo Parlamento. Questo è il contesto nel quale la riforma oggi si è formata e sulla quale andremo a votare. Onorevole Parrini, quindi la professoressa parlava addirittura di un Parlamento se non delegittimato giuridicamente, quantomeno delegittimato politicamente. Da parte vostra si è sentita questa debolezza nell'approvare una riforma o questa divisione che poi crea sul referendum il Paese? No, noi siamo andati avanti nella riforma costituzionale nella convinzione che facendolo stavamo assolvendo un obbligo contratto con il Paese, per le ragioni che ha ricordato da ultimo la professoressa. Napolitano, in un momento in cui il Parlamento stava vivendo una situazione di stallo, di impotenza a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, ha accettato di essere rieletto alla precisa condizione che forze politiche tra loro diverse e alternative assumessero di fronte al Paese l'impegno di fare le riforme costituzionali che da molto tempo il nostro Paese sta attendendo. Quando Napolitano si è insediato alcuni giorni dopo la rielezione, ha usato parole molto chiare e ha ricevuto da parte dei deputati e dei senatori riuniti in seduta comune nella Camera dei Deputati un consenso molto largo, quasi unanime. Gli unici che non si sono spellati le mani per gli applausi sono stati i deputati del Movimento 5 Stelle e qualche deputato di SEL e di Fratelli d'Italia. Questo è il dato di partenza della nostra discussione. Dopo la rielezione di Napolitano è nato un governo di larghe intese comprendente il PD, Forza Italia e Scelta Civica. Questo governo di larghe intese si è insediato sulla base di un programma in cima al quale stavano le riforme costituzionali. Il Parlamento, come potrebbe ben ricordare la professoressa, ha votato in entrambe le Camere una mozione che impegnava il governo a presentare al Parlamento una proposta organica di riforma costituzionale. Questo fa decadere l'argomento per cui il governo doveva star fermo. È il Parlamento che ha detto al governo pensaci tu.
tal perché, come ricorderete, la commissione del 35 del 41, esperti o saggi, è una commissione di nomina governativa, l'ha nominata il governo Letta per dar corso a quella, ne ha fatto parte anche la commissione, per dar corso a quelle mozioni approvate alla Camera e al Senato. Quindi ricordiamo, il Presidente della Repubblica accetta di essere rieletto sulla base dell'impegno di forze politiche tra loro avversarie, principalmente il PD e Forza Italia, di fare le riforme. Spinge le forze politiche a fare una mozione in Parlamento che impegna il governo a dare l'impulso al processo riformatore. Il governo forma una commissione di esperti che lavora da giugno a settembre e produce una relazione conclusiva, facilmente accessibile per tutti voi. Dopo alcuni mesi c'è il cambio di segretario del PD e dopo qualche altra settimana la presentazione del disegno di legge di riforma costituzionale che in gran parte, poi si può discutere sui singoli punti, ricalca le conclusioni della commissione degli esperti del governo Letta di larghe intese. Quindi io penso, lo dico in maniera paradossale, che questo Parlamento sarebbe stato totalmente delegittimato se non avesse provato a fare le riforme costituzionali, non perché le ha fatte. Io non so quanto tempo, però di parlare di tempi televisivi non vorrei. Sì, direi, siccome sono più o meno da slide, facciamo la professoressa vista rientrata, pensavo ai 5 minuti a te. Perfetto. Aggiungo questo tipo di considerazione. Io ho fatto una ricostruzione di tipo storico. Dibattito sulle riforme costituzionali in Italia negli ultimi 30 anni. Quanti tentativi organici ci sono stati negli ultimi 33 anni in Italia di modificare la Costituzione attraverso un progetto completo, leggibile e completo? Sono stati grosso modo, prima di questa riforma costituzionale, i tentativi 6, se non sbaglio, mi correggerà la professoressa se non sbaglio. La bicamerale Bozzi, 83-85, la bicamerale De Mita-Iotti, 92-94, la bicamerale D'Alema, 97-98, il progetto di riforma costituzionale del centrodestra non approvato nel referendum, 2005-2006, la bozza Violante, allora presidente della Commissione Affari Costituzionali, del 2007 e poi la commissione degli esperti del 2013. Io desidero solo al nostro auditorio far presente questo, che non c'è una sola proposta contenuta nella riforma costituzionale che non abbia fatto parte di uno o più di questi tentativi di riforma nella seconda parte della Costituzione che si sono purtroppo sterilmente svolti negli ultimi 33 anni in Italia. Di originale non c'è nulla. La riduzione del numero dei parlamentari è proposta in tutti e 6 questi tentativi, tranne, vi do questa notizia di carattere storiografico, tranne nella bicamerale De Mita-Iotti, perché le forze politiche posero il problema ma non riuscirono a trovare un accordo, quindi nella relazione finale della Commissione non c'è la riduzione del numero dei parlamentari. Il superamento del bicameralismo paritario, considerato da tutte le forze politiche per 30 anni, è proposto in tutti e 6 i tentativi di riforma svoltisi dall'83 ad oggi. E mi fermo qui perché sennò rubo. Stiamo andando toccato nei temi che abbiamo. Questo per dire quanto questa riforma non inventa, ma porta a compimento progetti nati molto tempo fa e raccoglie un'eredità trasversale alle forze politiche.
Parlamento che sarebbe stato delegittimato a non fare le riforme, quindi un obbligo quasi, lui ha parlato di un obbligo contratto dal Paese per fare queste riforme. È d'accordo con questa affermazione oppure anche lei vede delle forzature del governo da parte su questa riforma? Innanzitutto che vi siano delle forzature del governo mi pare scontato. Questa proposta, anzi ormai legge, se sarà, cioè, visto che si sta discutendo di quello, poi si vedrà se diventerà, se verrà approvata dagli italiani, ma è una forzatura. Vedete, credo che la professoressa Cirina Feroni abbia inquadrato benissimo l'argomento, nel senso che ha spiegato come nasce questa riforma, come viene portata avanti, facendo dimettere, anzi praticamente rimuovendo dalle commissioni che stanno discutendo della riforma, addirittura i parlamentari del Partito Democratico che non erano d'accordo. Quindi il governo interviene pesantemente. Vedete, la Costituzione lo spiegano bene i costituzionalisti, quelli che hanno scritto la riforma, la nostra Costituzione. È una Costituzione che deve essere un patto di garanzia per tutti gli italiani. Non può essere fatta contro una parte degli italiani, non può essere fatta soprattutto contro il 50, poi si vedrà se sarà il 48, il 52% degli italiani. E invece viene fatta espressamente contro, come una decisione governativa. È il governo che interviene. È vero, anche altri governi provarono a fare delle riforme a colpi di maggioranza, infatti gli italiani le bocciarono. Quella del 2006, voluta dal governo Berlusconi, l'ha bocciata. E invece qui che cosa accade? Accade che nonostante il paese sia totalmente spaccato, non si capisce, ma è spaccato non la destra con la sinistra, e spacca questa riforma costituzionale, spacca la stessa sinistra, spacca lo stesso centrodestra, nonostante sia totalmente diviso il paese, questo governo decide di andare avanti e fa una riforma costituzionale molto pesante. Certo che tutti siamo d'accordo, credo che tutti siano d'accordo anche nel passato, tutte le forze politiche, a modificare il bicameralismo perfetto, e così come tutti sono d'accordo molto probabilmente a ridurre il numero di parlamentari, ma non è questo il tema. Il tema di questa riforma e il dibattito attorno alla riforma non è tra chi è contrario a ridurre il numero dei parlamentari e chi è contrario alla modifica del bicameralismo perfetto. Il tema molto semplicemente è se questa riforma introduce le cose migliori per far sì che il patto di garanzia di cui parlava Costantino Mortati siano, queste riforme siano efficienti per il paese, garantiscano la democrazia e l'esercizio della democrazia nel migliore dei modi. Ora, prima si parlava della legittimazione del Parlamento, è vero, c'è questo tema, che non è una legittimazione legale, cioè il Parlamento non è illegale, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale, perché giustamente la professoressa ci ha spiegato che comunque la validità rimane, ma non c'è una legittimazione politica nel momento in cui la Corte Costituzionale dichiara che gran parte di quei parlamentari non sono stati eletti con una riforma, con una legge elettorale costituzionale. Vuol dire quindi che si è impedito agli italiani di scegliere i propri rappresentanti. Quel Parlamento, dove ci sono seduti, fra l'altro anche la madrina della riforma costituzionale, sono seduti quei parlamentari, fa una riforma che modifica il patto di garanzia fra gli italiani e fra tutti quanti vogliono esercitare il diritto alla democrazia e il diritto di voto. Quindi già questo farebbe pensare che forse un governo provveduto di buon senso avrebbe dovuto evitare di fare tutto ciò. Se poi si considerano altri due fatti molto importanti, secondo me, che non sono secondari, questo governo, lo ricordava poco fa la professoressa, propone questo disegno di legge costituzionale, e lo fa un signore che è arrivato in Parlamento senza essere stato eletto dagli italiani. È un signore che arriva in scala di quel
era una scalata, un'opa, e fra l'altro un'opa ostile, scala il Partito Democratico, cioè un'associazione privata. E è arrivato a Palazzo, arrivato alla guida del Partito Democratico, impone il cambio di governo, che è un cambio di governo che era stato dettato da un'alleanza tra maggioranza e opposizione. Il governo Letta, quello sì, incaricato da Napolitano di fare la riforma costituzionale, era un governo che aveva il supporto di quasi tutte le forze politiche di maggioranza, tranne il Movimento 5 Stelle. Renzi che cosa fa? Fa cadere il governo Letta e lo decide lui, forte di un mandato privato, forte di un mandato che ha ricevuto da un partito privato, non che ha ricevuto dagli italiani. Fa cadere il governo Letta e impone una svolta politica, nominando chi vuole lui, spesso personaggi e ministri che siano alle sue dipendenze, quindi con scarsa autonomia. E dopodiché fa quello che purtroppo abbiamo visto fare in questi due anni, ricatta il Parlamento, dicendo: io da segretario del maggior partito italiano, se non votate quello che io voglio, vi mando a casa, cioè mi dimetto e vi faccio dimettere tutti. Aggiungo un altro elemento a dimostrazione di quanto questa riforma sia pericolosa e sia soprattutto non legittimata. E qual è l'altro elemento? Questo Parlamento, in tre anni di vita, ha avuto una serie di cambi di casacca. In altri termini, abbiamo 252 parlamentari volta gabbana, cioè eletti con dei partiti che sono passati dall'altra parte. Senza questi 252 signori che hanno tradito il mandato ricevuto, non ci sarebbe la riforma. Perché a far passare quella riforma costituzionale sono stati indispensabili i voti dei volta gabbana. E allora noi vogliamo fare un patto di garanzia che garantisca a tutti gli italiani contro metà paese, ma con un quarto di parlamentari volta gabbana? Io no. A questo punto possiamo entrare nel merito della riforma. Queste ora sono immagini che vedete, che tra l'altro ho preso dal sito Basta Sink, quindi il sito peraltro strutturato da chi questa riforma l'ha proposta e da chi poi l'ha portata avanti nel tempo. Il primo punto che loro portano, a cui tra l'altro già accennava il onorevole Barrini prima, è proprio il superamento del bicameralismo paritario. E cosa significa superare il bicameralismo paritario in questa riforma, professoressa? Allora, uno dei punti centrali infatti di tutta la riforma è il superamento di questo bicameralismo paritario all'italiana. Si intende con questo termine un sistema nel quale le due camere hanno la medesima durata, hanno lo stesso identico principio rappresentativo e hanno gli stessi poteri. È una peculiarità sicuramente nel panorama costituzionale comparato, ai miei studenti lo spiego sempre, diciamo, non ci sono dei modelli di questo tipo in giro per l'Europa e per il mondo, ma fu il frutto di un compromesso politico all'epoca della Costituente. Si trattò di una soluzione che servì all'epoca per superare le diffidenze reciproche tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista. Cioè si disse, facendo una seconda Camera che fa le stesse cose della prima, si può evitare colpi di mano della maggioranza in una Camera. E quindi all'epoca sì, e nell'Assemblea Costituente questo lo trovate sempre, abbondiamo in garanzie proprio per evitare problemi, rischi di degenerazione autoritaria del sistema. Ed è quindi un modello che è frutto di un compromesso politico che è andato bene a tutte le forze politiche. Naufraga alcune proposte che erano state ventilate di fare una seconda Camera delle Regioni. Si arrivò poi invece a questo bicameralismo paritario.
Già all'epoca della Costituente, per la verità, non mancarono voci critiche sull'inutile doppione che si stava costruendo, e i difetti un po' di questo modello bicamerale paritario sono emersi nel corso degli anni: una tendenziale lentezza dei procedimenti legislativi, tendenziale perché quando c'è la volontà politica le leggi si fanno anche in maniera molto veloce, possibilità di differenti maggioranze tra Camera e Senato, che ovviamente possano determinare uno stallo istituzionale, nessuna particolare migliore qualità della legislazione, che era invece una delle grandi speranze dei costituenti. Facciamo due Camere, sicuramente questo produce un miglioramento della legislazione. Questi difetti sono chiaramente emersi, tant'è vero che, lo ricordava l'onorevole Parrini, ed è vero, in tutti i progetti di riforma costituzionale di questi 30 anni, la riforma del bicameralismo è la madre sempre di tutte le riforme. Vediamo il dettaglio. Allora, il Parlamento resta un Parlamento bicamerale. La Camera dei Deputati resta completamente inalterata. A mio giudizio questa è stata un'occasione mancata, cioè quella di intervenire anche sulla Camera dei Deputati, perché resta una Camera assolutamente abnorme, 630 deputati, se pensiamo che un grandissimo paese come gli Stati Uniti ha una Camera dei Rappresentanti di 435 persone. Quindi era l'occasione per incidere veramente anche sul numero dei deputati, ma questo, diciamo, non si è fatto. Cambia invece radicalmente fisionomia la seconda Camera, il Senato, a partire dal fatto che la sua elezione sarà un'elezione indiretta, non sarà più un'elezione diretta. È una cosa strana questa? Direi di no, da un punto di vista comparato, perché ci sono ordinamenti, penso ad esempio alla Francia, penso ad esempio alla Germania, penso ad esempio all'Austria, che hanno un Senato eletto indirettamente. Gli viene precluso però al Senato di votare la fiducia al governo, quindi votare la fiducia e revocare ovviamente la fiducia al governo. L'idea di questa riforma è che il nuovo Senato dovrà rappresentare le istituzioni territoriali. Quali istituzioni territoriali? Regioni e comuni. E infatti il nuovo Senato sarà formato da 74 consiglieri regionali più 21 sindaci di capoluogo, e quindi si arriva a 95, più 5 senatori che potranno nominare il Presidente della Repubblica, non più a vita ma per 7 anni. Componente quest'ultima che non ha molto senso, inserita in una Camera delle Autonomie Territoriali. Il futuro Senato dunque sarà un organo che, per così dire, non muore mai, perché si rinnova quando si rinnovano i consigli regionali. Si può presumere che ad esempio alla Lombardia spetteranno 14 futuri senatori, alla Campania 9, al Lazio 8, alla Toscana più o meno 5 e così via. Si prevede poi che nessuna regione può avere meno di 2 senatori, un po' con l'anomalia per cui una regione come la Liguria, che ha 1,5 milioni di abitanti, manderà 2 senatori, le 2 province autonome di Trento e di Bolzano, che in tutto non arrivano a 1 milione, ne manderanno 4. Queste sono, diciamo, un po' delle incongruenze. Qual è il nodo? Il nodo è che ancora non sono state definite le regole, ovviamente, per la futura elezione di questi senatori. Il testo di riforma costituzionale alla fine, anche questo è un compromesso politico, dice testualmente che l'elezione dei futuri senatori è svolta dai consigli regionali in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi. In conformità alle scelte. È una formula questa, frutto di un compromesso politico durante il processo di approvazione di questo testo, che è una formula abbastanza oscura, nel senso ancora non è chiaro come saranno eletti questi senatori. Si può pensare a un listino separato, oppure si può pensare a un sistema di preferenza, ma è una cosa che deve essere ancora scritta. I nuovi senatori, e qui si arriva un po' al secondo elemento, saranno rappresentanti di chi?
La riforma diciamo, ha l'idea di fare una Camera delle Regioni, cioè il Senato dovrebbe rappresentare le regioni e naturalmente i comuni, cioè le autonomie territoriali. Qual è il nodo ancora non sciolto di questa seconda Camera? Il nodo è questo, che non è chiaro a chi risponderanno questi senatori, se cioè davvero saranno espressione delle autonomie, oppure se saranno espressione ovviamente delle parti politiche che le hanno nominate. Quindi il nodo, e questo è un po' il punto, il nodo tra Camera delle Autonomie e Camera Politica a tutti gli effetti, è un nodo che ad oggi resta aperto. I nuovi senatori non percepiranno invece indennità aggiuntive rispetto a quelle che si portano dietro in quanto consiglieri, in quanto sindaci, quindi sicuramente questo c'è un risparmio di spesa, non è ancora quantificabile, quanto è, sicuramente avranno tutta serie di rimborsi spese, in dettaglio trasferta, questo ovviamente va da sé. Oltre la insindacabilità, che è ovviamente corretto, e anche l'immunità parlamentare. Compiti, e qui arrivo alla conclusione. Allora, si dice che il Senato in realtà viene depotenziato nelle sue funzioni. Allora, certamente è vero che viene depotenziato nell'ambito del procedimento legislativo. Non so se dopo ne parleremo, perché è un problema delicatissimo, quello del procedimento legislativo. Allora, viene sicuramente depotenziato nel procedimento legislativo perché, in maniera molto semplice, tendenzialmente tutta l'attività di approvazione delle leggi sarà di fatto di competenza della Camera dei Deputati. Il Senato potrà fare delle osservazioni e dei rilievi, ma la Camera potrà sempre superare, a parte alcune categorie di leggi, potrà sempre superare, diciamo, la volontà del Senato. In questo senso c'è chiaramente un snellimento, una semplificazione. Qual è il nodo? Che non viene depotenziato invece nelle funzioni, perché il nuovo testo costituzionale attribuisce al nuovo Senato moltissime funzioni. E quali sono queste funzioni? Valutare le politiche pubbliche, valutare l'attività delle pubbliche amministrazioni, valutare l'attuazione delle leggi sui territori, partecipare alla formazione in fase ascendente e discendente delle politiche comunitarie. Allora, le funzioni che vengono date al Senato sono funzioni serie, non sono funzioni irrilevanti. Ad esempio, la valutazione delle politiche pubbliche è una valutazione che ha il Senato francese, per la quale ha strutturato uffici, funzionari, cioè è un'attività di controllo molto importante. Quindi non è vero che scompare la funzione del Senato, e questo, diciamo, pone un nodo molto forte. Questo Senato dovrà concretizzare queste funzioni, dovrà ritagliarselo un ruolo politico. E qui il nodo che un pochino viene posto dai sostenitori del no è qual è? Come farà a ritagliarsi un ruolo politico e a svolgere veramente in maniera seria queste importanti funzioni che il testo le attribuisce, con un Senato che in qualche modo è composto di diciamo, persone che si presume siano abbastanza impegnate sui territori, cioè sindaci e consiglieri regionali. Ora è vero che non tutti i consiglieri regionali hanno delle funzioni operative, ma si può presumere che ci vadano anche degli assessori, presidenti di regione. Quindi il nodo che viene un pochino posto è come faranno veramente a svolgere queste funzioni persone che appunto già hanno un grosso lavoro. Qui la risposta non è possibile darla adesso, perché è tutto rimesso a quella che saranno la futura organizzazione di questa seconda Camera. Il superamento del bicameralismo paritario però è stato anche un tema tanto caro al centrodestra nei vari anni ed è stata, poi, come appunto diceva la professoressa, la madre di tutte le riforme. La domanda è questa: ma cos'ha questa volta che non va a questo tipo di superamento? Se c'è un problema, come è stato più volte sollevato. Allora, la professoressa ha messo tanta di quella carne a fuoco che è difficile affrontare in 5 minuti
fatto, quindi se mi, spaccherei, no, siccome poi non c'è la riforma, la riforma che riguarda il Senato, che curiosamente viene chiamato, continuerà a essere chiamato Senato della Repubblica quando diventa Senato delle Autonomie o quantomeno Senato delle Regioni, e non si capisce perché debba chiamarsi Senato della Repubblica visto che non svolgerà più quel ruolo che gli era stato affidato. Ecco, però io dividerei un po' gli argomenti. Allora partirei da alcune delle questioni sollevate dalla professoressa. È verissimo che il tema centrale poi è questo meccanismo, questo bicameralismo che politicamente in gergo giornalistico noi chiamiamo perfetto, che è il bicameralismo paritario. E è verissimo che si è discusso molto di come modificare questo bicameralismo, anche perché avere due camere che fanno più o meno le stesse cose è ritenuto da tutti unanimemente confuso, una cosa confusa, quindi è pacifico questo. Ma detto ciò, far discendere i problemi italiani solo dal bicameralismo perfetto è una presa in giro, ovvero, mi spiego, vedete, qui siamo a Firenze, quindi Machiavelli diceva che governare è l'arte di far credere, tradotto nel linguaggio corrente è il famoso storytelling, cioè raccontarci delle cose e far credere delle cose anche se quelle cose non sono vere. E questo è il nocciolo della questione, far credere che i problemi italiani, i ritardi italiani derivino dal ping pong, come lo chiamano, di leggi che vanno da una camera all'altra è una sciocchezza, oltre che falso. Perché basta guardare gli atti parlamentari degli ultimi 10 anni per rendersi conto che non è stato così. Basta guardare gli atti per capire che sì, è giusto modificare i regolamenti parlamentari e le funzioni delle due camere, ma non è quello il problema italiano. Cioè il governo in media ha impiegato 116 giorni a far passare i suoi provvedimenti, 116 giorni, quindi un periodo assolutamente normale che ci equipara a tutte le altre democrazie. Se il ritardo c'è stato, il ritardo riguarda soltanto le proposte di legge di iniziativa parlamentare, ovvero quando le proposte vengono incardinate in Parlamento e non quando invece è il governo a incardinarle con i suoi provvedimenti. Basti dire che, e non lo dico io, ci sono studi, basti dire che per esempio quando si è trattato di recepire il Trattato UE sul fondo di risoluzione unico, tanto per tradurre nei termini tecnici, quando si è trattato di recepire le direttive che riguardavano le banche, i fallimenti delle banche, sapete quanto ci ha impiegato? Sì, 10 giorni. 13 giorni. Quando si è trattato di varare il decreto svuota carceri, sapete quando ci hanno impiegato il Parlamento? 38 giorni. Quindi, dove sta il ritardo? No, siamo velocissimi quando dobbiamo fare alcune cose. Quando siamo lenti noi italiani? Quando si tratta di stabilire il reato di frode e processo penale e depistaggio, 1195 giorni, il sistema a rete per la protezione dell'ambiente, 1187 giorni, il reato di negazionismo, 1180, il decreto antisprechi, 1015 giorni, quindi, cos'è che non funziona? Quando qualche forza politica non può far passare, le leggi non le fa passare, ma quando il governo vuole governare, governa e nessuno gli impedisce di farlo. 13 giorni, neanche una lepre, sono le famose leggi lepre, riesce a fare meglio. Nessun altro paese in Europa riesce a fare meglio, quando vuole. Quindi il tema non è questo. Così come non è vero neppure che il governo è ricattato dal Parlamento. Sapete quante volte il governo è stato mandato a casa con la sfiducia? Parlamentare, due volte, quindi che cosa vuol dire? Non è quello l'argomento nostro, il problema semmai sono le clientele, gli sprechi, la spending review, ma non dipende dal Parlamento, dipende da chi fa le leggi e quindi siccome le leggi le fa principalmente il governo, l'84% sono iniziative del governo le leggi che passano in Parlamento, quindi dipende dal governo.
o governo bene o governi male, e se governi male i risultati si vedono. Non c'entra nulla quindi il problema male due camere, certo possiamo migliorare le due camere, possiamo stabilire come farle funzionare in maniera efficiente, ma allora ritorniamo al tema, questa riforma migliora la qualità della democrazia in questo paese? No. E questa è la risposta che dobbiamo dare, migliora la qualità della democrazia, ci fa entrare in un momento virtuoso oppure no? Perché se non ci fa entrare in un periodo virtuoso, allora è un altro conto. A cosa serve fare tutto questo? E tralascio la questione del risparmio. Pensate soltanto a una cosa. Fare ogni volta un'elezione costa tanti soldi. Stimano 300 milioni, la mettiamo insieme anche di meno. Questa riforma si accompagna con un'altra riforma, che è la riforma elettorale, senza la quale ancora non si capisce come sarà questo benedetto Parlamento. Poi arriviamo ai meccanismi di elezione del Senato. Allora, stima la Ragioneria Generale dello Stato, non io, che il risparmio grosso modo di questa riforma, riducendo quindi i compensi, cioè tagliando l'indennità dei senatori, si aggiri tra i 50 e i 60 milioni. Bene. Ma se il ballottaggio introduce un altro voto che costa 300 milioni, devo stare in pace. E trascuro tutto il resto, trascuro le cose che vediamo. Cioè, pensate solo questo, il Senato della Repubblica costa 540 milioni a bilancio. Il bilancio del basta guardarlo. Palazzo Chigi ne costa 752. Bastava tagliare le spese di Palazzo Chigi anziché aumentarle 10 milioni per i consulenti e già avremmo avuto il famoso risparmio. Allora, governare l'arte di far credere e il grimaldello con cui si fa credere alla gente che si ridurranno i costi della politica e si velocizzerà il sistema è questo, ovvero 50 milioni di risparmio e il famoso ping pong che viene abolito. Vi ho dimostrato come in realtà il ping pong non sia alla base di questa riforma. Che cosa rimane? 50 milioni. È il prezzo per cambiare la democrazia in questo paese. Sui costi della politica andiamo anche dopo un altro punto, tra l'altro, che viene... No, ma io non parlerò dei costi della politica. Su questo la domanda è... Tra l'altro che Pietro scrive nel suo libro dallo storytelling allo story belli, lo balli, non belli, balli. È quindi una balla che il superamento del bicameralismo perfetto sia necessario a questo paese. Ma guardate, governare non dovrebbe essere l'arte di far credere, ma non può essere nemmeno l'arte di contraddirsi in maniera insostenibile. Perché, un po' come è successo prima, si è argomentato che questo Parlamento non era legittimato a fare le riforme, ma non si è detto quale sarebbe stata l'alternativa se questo Parlamento non avrebbe fatto le riforme. Così è troppo facile. Fuori casa possono essere interrotti. Grazie. Chiediamo di poter concludere l'intervento. Grazie. L'alternativa a non fare le riforme sarebbe stato riportare il Paese al voto con una legge elettorale proporzionale, quale uscita dalla sentenza della Corte Costituzionale, e quindi riprodurre esattamente dopo un eventuale voto con questa legge le condizioni di caos che avevano creato l'impotenza parlamentare del 2013. Questa è la questione. Chi dice che non si doveva fare così ha in mente uno scenario che avrebbe portato il Paese a votare col proporzionale e ad avere il caos come dopo le elezioni del 2013. È un atto di responsabilità che ci ha portato a creare le condizioni costituzionali per non rivedere il caos del 2013.
E io capisco che quando si parla, chiederei davvero una cortesia, io non ho, sì, chiederei un attimino di rispetto, insomma, di rispetto, tanto non devo dimostrare di avere il seguito della maggioranza di questa partita, no, sono nettamente in minoranza, almeno il rispetto per chi è nettamente in minoranza, per cortesia. Accuratamente di dire una cosa che è fondamentale quando si parla del bicameralismo paritario. Io credo che non tutti i problemi discendano dal ping pong, dal rimbalzo e dalla navetta dei provvedimenti tra Camera e Senato, ma qualche problema senz'altro sì, e se si può risolvere qualche problema risolviamolo, anche se non lo risolviamo tutti, perché non risolverne nessuno non mi pare una grande alternativa. Ma il punto è che la ragione che rende il superamento del bicameralismo paritario estremamente necessaria e utile è una ragione che nessuno prima qui ha citato, e cioè che è un'assurdità mondiale. In una forma di governo parlamentare che i governi debbano dipendere dalla fiducia di due camere con gli stessi poteri elette da elettorati diversi, perché al Senato gli aventi diritto sono 45 milioni e alla Camera sono 50 milioni. Qualcuno può sostenere che nella storia italiana degli ultimi 22 anni, quella del maggioritario, la diversità delle maggioranze tra Camera e Senato non è stata un problema per i governi italiani? Certo, non tutti i problemi italiani sono dipesi dalla diversità delle maggioranze tra Camera e Senato, ma molti sì. 1994 Berlusconi ha una larga maggioranza alla Camera, ma al Senato ottiene la fiducia soltanto perché quattro senatori del Partito Popolare, Grillo, Cusumano, Zanoletti e Cecchi Gori, si assentano dall'Aula e consentono al governo di partire, se no non avrebbe avuto la maggioranza al Senato pur avendo il 60% dei seggi alla Camera. Nel 1996 Prodi è autosufficiente al Senato, ma alla Camera dipende dalla Rifondazione Comunista e sarà alla Camera che la Rifondazione Comunista gli farà mancare i voti a battello. Nel 2006 Prodi ha la maggioranza alla Camera ma non l'ha al Senato e la crisi del governo nasce da lì. Nel 2013 si crea la situazione di disparità maggiore che storicamente abbiamo conosciuto. Allora vedete, solo per questo motivo non abolire il bicameralismo paritario è una completa assurdità. È il principale bisogno che abbiamo da soddisfare per mettere ordine nel sistema costituzionale italiano e nella seconda parte della Costituzione. Di nuovo, per piacere, cioè, la pazienza ad ascoltare, cioè, non è un grosso problema. E alcune cose che sono state dette, che su cui vorrei fare delle precisazioni. Il Parlamento italiano è composto oggi da 630 deputati e 315 senatori, noi proponiamo che venga composto da 630 deputati e da 100 senatori, di cui 95 eletti elettivi e 5 di nomina presidenziale. Ora, la Camera tedesca ha 630 deputati, la Camera del Regno Unito ha 650 deputati. Si potrebbe certamente anche ridurre il numero dei deputati, ma a livello europeo l'anomalia principale del sistema italiano non era certamente il numero dei deputati. L'anomalia principale è avere in una forma di governo parlamentare con dei governi che dipendono dalla fiducia di due camere elette da elettorati diversi. Questo è il punto. Sui costi, a me non piace molto la discussione quanti sono i milioni di euro che si risparmiano con... No, guardi, che non è questo, non mi piace un aspetto della discussione, cioè quello di fare una lotta tra di noi se i risparmi sono 50, 300, 200 o 400 milioni. Io a questa gara non partecipo, dico che siano pochi o siano tanti,
siano pochi o siano tanti, se dei costi possiamo indurre nel nostro sistema costituzionale, rendendolo più semplice ed efficiente ed eliminando cose che ci sono soltanto nel nostro sistema, è bene che questi risparmi si facciano e questi tagli siano realizzati indipendentemente dai milioni di euro che portano di risparmio. Ed è importante che sia fatto, perché il principale costo che la politica fa gravare sui cittadini è quello che deriva dall'inefficienza dell'assetto istituzionale. E il nostro assetto istituzionale è inefficiente e col superamento del bicameralismo paritario diventa più efficiente, e questa è la principale via di riduzione dei costi della politica. Certo, poi io credo che pagare 315 indennità parlamentari in meno sia importante, credo che l'abbassamento del trattamento economico dei consiglieri regionali sia importante, credo che l'abolizione dell'imborso pubblico ai gruppi politici nei consigli regionali sia importante, credo che l'abolizione del CNEL sia importante, ma perché portano al risparmio di risorse, poco e tanto che siano significative, e perché ci consentono di tagliare degli sprechi. E quando gli sprechi sono da tagliare, vanno tagliati. Perché è un segnale di sobrietà che si dà ai cittadini in un periodo in cui ai cittadini si chiedono tanti sacrifici. E un segnale di sobrietà è sempre un segnale importante. Se non passa questa riforma, non è che le indennità parlamentari diventano 400 e meno, non è che il trattamento economico dei consiglieri regionali viene tagliato di più, non è che i rimborsi ai gruppi politici regionali vengono anch'essi aboliti, non è che si abolisce il CNEL, rimane tutto come è adesso. E poi le idee che hanno i componenti del fronte del no su quale riforma andrebbe fatta se non passa questa, vi consiglio di andare a vedere da soli, non faranno nessuna riforma perché sono prigionieri di contrasti tra loro insanabili. Io ieri sera ho partecipato a un dibattito in cui un esponente del fronte del no mi ha detto: io e tanti altri, tutta l'area politica che rappresento, della Costituzione attuale, non vogliamo cambiare assolutamente niente tranne il CNEL, il bicameralismo perfetto ci va bene così e tutto il resto deve rimanere così. E si crede che se passa il no, in sei mesi si fa un'altra riforma? Non si fa nemmeno in 16 anni. Accetto scommesse. Fondo, tutte tranquille, ora cerchiamo di mantenere più o meno un percorso della riforma, visto che sia un tema che tocca tutti noi, in particolar modo visto che la legge è fondamentale, ma cerchiamo di approcciare il dibattito con meno contrasti possibile. Questo è quello che vi chiedo, perché è anche antipatico per me che sono moderatore dover chiedere silenzio a voi, insomma, che siete qua ad ascoltarci, dover interrompere i relatori. A questo punto avevo messo una slide che era sulla riduzione dei costi della politica, ma di cui abbiamo già parlato, quindi possiamo arrivare anche alla prossima slide, che quindi è la maggior partecipazione dei cittadini, che è un altro punto che spesso viene rilanciato dai proponenti della riforma, e quindi chiedo cosa cambia sui referendum. Naturalmente la domanda che rivolgo alla professoressa nell'aspetto più... Allora, in maniera molto sintetica, maggiore partecipazione ai cittadini. La riforma interviene su due temi, ovvero iniziativa legislativa popolare e nuove tipologie referendarie. Iniziativa legislativa popolare, gli studenti sanno bene che la nostra Costituzione prevede che i cittadini possono presentare un progetto di legge, redatto in articoli, con 50.000 firme. È stato un istituto che di fatto in Italia è rimasto sostanzialmente lettera morta, nel senso che negli ultimi 30 anni si contano forse sulle dita di una mano i progetti di legge di iniziativa popolare arrivati ad essere promulgati dalla Repubblica, cioè che diventano legge a tutti gli effetti. Il che è stato anche un grande peccato, perché alcune iniziative legislative popolari sono anche più che meritevoli di attenzione e di rispetto. Penso ad esempio a una proposta recente che ha avuto addirittura 1 milione di firme
e che si propone di rafforzare la cosiddetta legittima difesa a fronte di aggressioni, perché nel nostro paese spesso capita che l'aggredito è quello che invece viene messo sotto inchiesta. Quindi c'è un progetto di legge, vedremo se il Parlamento lo prenderà in considerazione seriamente. Il testo di riforma su questo interviene, mi sembra, positivamente. Perché? Perché rafforza questo istituto, nel senso che triplica il numero delle firme, che passa da 50.000 a 150.000, che forse è un po' eccessivo. Tuttavia introduce un obbligo per il Parlamento di esaminarlo, quindi di discuterlo e anche di votarlo. Qual è il problema? Il problema è che è una petizione di principio. Perché? Perché tutta la attuazione concreta di questo importante strumento di partecipazione che si vuole rivitalizzare, che è un fatto positivo, viene rimessa, per così dire, alla attuazione successiva. E questo è il primo strumento. Secondo strumento è invece nuove tipologie di referendum. Anche su questo io do un giudizio positivo sulla riforma, nel senso che introduce il referendum cosiddetto propositivo e il referendum di indirizzo. Allora, sono due figure che in Italia non avevamo, non abbiamo. E anche questo, qual è il problema? Che è rimesso sia ad una attuazione di una legge costituzionale, quelli che saranno gli effetti di questi nuovi tipi di referendum, e ad una legge bicamerale per quanto riguarda la procedura. Referendum propositivo non è chiaro che cosa sia. Perché? Perché nel diritto comparato in alcuni casi il referendum propositivo significa una iniziativa popolare rafforzata, sottoposta al referendum, ad esempio in Svizzera. In altri ordinamenti, come ad esempio l'Austria, il referendum propositivo è invece un progetto di legge redatto dalle forze politiche e sottoposto al referendum, quindi prima della sua approvazione. Quindi non è chiaro nell'attuazione a che cosa, diciamo, cosa verrà fuori questo referendum. Referendum di indirizzo invece in Italia l'abbiamo già avuto una volta, con la legge costituzionale numero 2 del 1989, fu un referendum, non molti se lo ricordano, con il quale si chiese al popolo italiano se era d'accordo nel conferire un mandato costituente al futuro Parlamento europeo. Quindi il referendum indirizzo dovrebbe essere uno strumento con il quale si chiede un orientamento, appunto un indirizzo al popolo italiano su certi progetti di politica generale. E quindi se la riforma dovesse passare, mi aspetto, ovviamente ci vorrà un'attuazione di questo referendum sia con legge costituzionale sia con legge bicamerale, quindi non entra in vigore domani, sicuramente mi aspetto che verranno raccolte le firme per chiedere la nostra volontà, il nostro parere sulle condizioni della nostra permanenza nell'Unione Europea. Quindi uno strumento sotto questo profilo forte di democrazia diretta, vedremo l'attuazione. A questo punto direi lasciare direttamente la risposta all'onorevole Sarini. Io in realtà non ho molto da aggiungere a quello che ha detto la professoressa, perché è forse la parte della riforma, ora non voglio scrutare nella mente del mio contraddittore, ma forse la parte della riforma in cui le distanze dovrebbero essere meno forti. Cioè, i cambiamenti che si introducono sono, a mio giudizio, abbastanza incontrovertibilmente positivi, nel senso che non si peggiorano le condizioni di nessuno degli strumenti di partecipazione diretta previsti dalla nostra Costituzione attualmente, se ne introducono di nuovi e per quelli esistenti si rende più facile per i cittadini l'attivazione dello strumento e anche il compimento delle iniziative che si avviano. Nella nostra storia recente noi non abbiamo notizia di referendum importanti che sono falliti perché i cittadini non hanno raccolto un numero sufficiente di firme. Ne abbiamo notizia di proposte di legge di iniziativa popolare che non sono arrivate in fondo perché qualcuno non è riuscito a superare lo scalino delle 50.000 firme. In realtà nella nostra storia recente noi abbiamo tanti esempi
di raccolte di firme a sostegno di proposte di legge di iniziativa popolare di centinaia e centinaia di migliaia di firme, l'ultima fatta mi pare fossero oltre 1 milione, che poi però sono rimaste nel cassetto, non hanno prodotto effetti perché non essendoci in Costituzione l'obbligo di discutere quelle proposte di legge, la raccolta di firme è risultata vanificata dalla mancanza di quel dovere del Parlamento di discutere. Quindi secondo me, in maniera saggia, nella riforma costituzionale si dice che come contraltare a un innalzamento del numero di firme necessarie per far partire una proposta di legge di iniziativa popolare, si prevede l'obbligo del Parlamento di discuterle. Se queste regole ci fossero state in passato, noi avremmo avuto molte importanti proposte di legge di iniziativa popolare discusse dal Parlamento invece che ignorate. Certo, uno può dire è un problema di volontà politica, ma noi sappiamo che la qualità della democrazia, di ogni democrazia, che giustamente oggi è al centro delle nostre preoccupazioni, è sì il frutto della volontà politica, cioè degli uomini politici che fanno la politica, ma è anche il frutto di un sistema di regole che va oltre la volontà politica dei politici che fanno la politica. E secondo me avere una regola buona, come per il superamento del bicameralismo paritario, anche per le leggi di iniziativa popolare, aiuta a rafforzare il protagonismo dei cittadini. Per quanto riguarda il referendum abrogativo, io ho molto condiviso la strada che abbiamo percorso. Alcuni nella maggioranza avrebbero voluto introdurre l'obbligo di raccogliere 800.000 firme e conseguentemente consentire l'abbassamento del quorum di validità alla maggioranza più uno dei votanti delle precedenti elezioni politiche, non prevedendo più il canale delle 500.000 firme con il 50% più. Io ho condotto una lotta nel mio gruppo perché ho detto in una riforma che allarga gli spazi di democrazia bisogna tenere quel che c'è e aggiungere un'altra cosa, non metterne una e togliere quello che c'è. E a me sembra che alla fine abbiamo trovato una soluzione equilibrata. Sugli altri due strumenti io inviterei a non fare sottovalutazione, devo dire che non ne ho sentite nemmeno tanti dibattiti che ho fatto con esponenti del nuovo referendum, perché i referendum propositivi e di indirizzo possono veramente scrivere una pagina nuova nella storia del protagonismo dei cittadini rispetto al Parlamento, soprattutto guardate i referendum di indirizzo, perché possono far salire dal basso della società, dalla base come si dice, indicazioni che poi diventano vincolanti e molto, in maniera molto appropriata è stato ricordato il precedente del 1989. Ultima annotazione da parte mia su questo tema. È evidente che in Costituzione non si possono inserire principi auto-applicativi quasi mai, ed è evidente che servono leggi di attuazione degli strumenti che vengono proposti, però io credo che stabilire il principio è ciò che spetta a chi scrive una riforma della Costituzione, e tra stabilirlo e non stabilirlo c'è una grande differenza, e averlo stabilito è una scelta importante, così come una scelta importante aver stabilito la costituzionalizzazione dello statuto delle opposizioni, che magari sarà un tema che spero potremo affrontare nel proseguo del dibattito, ma anche vedere con la partecipazione dei cittadini, ma è un elemento di garanzia, un contropotere fortemente significativo, mi piacerebbe poter dire qualcosa. Per Pietro, la distanza è... Ma guardate, la distanza per me esiste anche su questa materia e vi spiego perché. Io non capisco perché, dovendo attuare una riforma costituzionale, non sia stata fatta la cosa più semplice del mondo, ovvero lasciare la raccolta delle firme a 500.000 firme per l'abolizione, l'abrogazione di una legge e
semplicemente eliminato il famoso quorum del 50%. Sarebbe stata la cosa più semplice e normale, sarebbe stato l'unico vero atto che avrebbe consentito maggior partecipazione dei cittadini, perché avrebbe dato ai cittadini la possibilità di stabilire, senza strane operazioni come quelli di chi dice andate al mare, non andate a votare, per sommare gli indecisi o chi non vota o chi si astiene, insomma così, a chi vuole votare contro, che questa è la grande deformazione di uno strumento democratico come il referendum. Ecco, senza tutto questo sarebbe stato semplicemente un provvedimento che avrebbe consentito di dare la parola agli italiani, a quegli italiani che vogliono esercitare il diritto di voto. Hanno diritto al voto? Benissimo. Chi non lo vuole esercitare lascia agli altri la possibilità di decidere. Sì, in tutte le democrazie succede così. Anche in quella americana che ha scelto Trump piuttosto che Hillary Clinton. Chi vuole votare vota, chi non vuole votare non vota. E perché bisogna fissare un tetto del 50% se non per aggirare la volontà popolare? Questa è la ragione. Per cui si sono coloro i quali non vogliono votare a coloro i quali vogliono affossare una iniziativa popolare per l'abrogazione di quella legge. Ma a proposito dell'aggiramento della volontà popolare, io avrei voluto che, parlando di maggior partecipazione dei cittadini e di rispetto della volontà popolare, si introducesse un cambiamento fondamentale, che per me è il seguente: bisogna impedire che la classe politica, il Parlamento o il Governo aggiri la volontà popolare. Mi spiego. Quante volte si sono fatti i referendum e quante volte i governi e le maggioranze hanno aggirato la volontà popolare? Pensate solo al finanziamento dei partiti. Il finanziamento dei partiti è stato cancellato, non ricordo più quante volte, e ciononostante c'è il finanziamento dei partiti. Non a caso, non ci fosse il finanziamento dei partiti in maniera surrettizia, chiamandolo in un altro modo, inventandosi degli altri strumenti, non ci sarebbero le lettere spedite agli italiani all'estero, perché ci sarebbe qualcuno che dovrebbe pagare. Poco fa si parlava l'onorevole Parrini, dice ma che cosa sarebbe successo se si fosse andati a votare nel 2013 dopo aver preso atto che non c'era una maggioranza. Una cosa molto semplice: ci sarebbe restituita la parola agli italiani. Ci sarebbe stato il caos, come c'è stato il caos nel 2013, a parte nel 2013 si è votato con un sistema maggioritario, non con un sistema proporzionale. Saremmo andati a votare con un sistema proporzionale, che è quello che i nostri padri costituenti ci avevano dato e che qualcuno ci ha illuso che, modificando, ci avrebbe restituito la governabilità, ci avrebbe dato la possibilità di avere una qualità della democrazia migliore, e invece ci ha precipitati nel caos. Quello sì, quello sì. Quindi non è assolutamente vero che ci sarebbe stato il caos, si sarebbero espressi gli italiani, che mi pare un bel esercizio di democrazia. E a proposito di rispetto della minoranza, poco fa l'onorevole Parrini introduceva l'elemento dello statuto delle opposizioni, o meglio, delle minoranze. Ma nel momento in cui tu fai la riforma costituzionale e demandi poi a regolamenti successivi lo statuto delle minoranze, che cosa stai facendo? Stai dicendo che chi vincerà le elezioni deciderà con le minoranze. E questo è il modo per rispettare la partecipazione dei cittadini? No, questo è il modo per aggirare nuovamente la partecipazione dei cittadini. Perché in questo modo le minoranze non è stabilito neppure che abbiano il diritto di chiedere delle commissioni di inchiesta, magari sulle banche. Non è stabilito nulla, non stabilirà il regolamento. Perché in questa riforma, vedete, è tutto demandato. È demandato che cosa succederà in Parlamento. È demandato come leggeremo il Senato, perché non è chiaro. Ognuno ha delle regole diverse, quindi non si capisce come si arriverà alla composizione di quel Senato. E però ci chiedono di decidere di cancellare il Senato delle Autonomie o il Senato della Repubblica, di decidere ora di stabilire di dare maggior potere alla Camera. Che poi maggior potere non c'è. Perché nel momento in cui tu dai una possibilità al governo di imporre i tempi alla Camera, significa che svuoti di fatto anche la Camera
possibilità che la Camera sia davvero autonoma, sarà ancora più ricattata dal governo. Noi abbiamo già visto quanto sia stata ricattata in questi anni. Bene, lo sarà di più. Sarà la mercé del governo che imporrà i tempi, gli argomenti. Abbiamo visto quante sono le iniziative, i disegni di legge che passano, i decreti che passano alla Camera, e possiamo immaginare che il governo che vincerà farà meno e consentirà alla Camera di fare di più. No, sarà esattamente il contrario. Aggiungo un'ultima cosa. Nel Senato delle autonomie, quando si diceva sarà rispettato la volontà popolare, ma come fate a rispettare la volontà popolare, per esempio, in una regione come il Molise? Allora, ci sono solo due modi per rispettare la volontà popolare. Siccome sono pure i senatori che esprimerà il Molise, come pure sono quelli che esprimeranno le province autonome, come si farà a rispettare? Cioè, i pure saranno esponenti della maggioranza? Oppure saranno uno esponente della maggioranza e uno della minoranza? E se per caso ci sono più minoranze, come viene rappresentato questo Senato? Che cosa succederà in questo Senato? Nessuno lo sa dire, perché nessuno lo ha spiegato, nessuno è in grado di stabilire come sarà. E quindi avremo, per esempio, delle province autonome o delle piccole province che avranno quasi più senatori del solitaccio. Avranno più senatori che saranno di più di tante altre regioni che invece non potranno essere rappresentate proporzionalmente. Aggiungo un'ultima battuta, poi quando si dice no, ma tutti gli altri paesi hanno una cosa del genere. Guardate l'esempio tedesco, il Bundestag. Ma il Bundestag risponde all'ente che lo ha eletto, non risponde ai partiti. Qui stiamo affidando la Costituzione ai partiti. Il Senato sarà espressione dei partiti, così come saranno gli eletti grazie a una legge elettorale che di fatto, con i capi lista bloccati, darà al segretario del partito il controllo di chi sarà eletto. Decideranno loro e decideranno loro le nostre leggi che ci faranno passare. Grazie. Bravo. Rispetto a quelli che già l'onorevole Parini prima ha chiesto la possibilità di replicare, direi di rispondere volentieri, cerchiamo di contenere il tempo. Velocissimamente. È stata fatta cerchiamo di andare in questo modo. È un dibattito cortese, quindi possiamo svolgerlo tranquillamente senza citarci. Allora, è stata fatta una domanda. È stata fatta una domanda su come si eleggono i senatori, una domanda che è stata presente sia nell'intervento della professoressa che nell'ultimo intervento del direttore. Noi abbiamo fatto, è vero, un compromesso politico in una delle ultime letture della riforma. La posizione iniziale presente nella riforma era quella di arrivare ad un'elezione indiretta di fatto e di diritto, cioè affidare l'elezione dei senatori, dei 95 elettivi, ai consigli regionali, come avviene in molti altri paesi. Successivamente, per un compromesso intervenuto all'interno della maggioranza costituzionale che sosteneva la riforma, si è deciso di passare ad una forma di elezione dei senatori che definirei tecnicamente così, di fatto diretta, di diritto indiretta. E mi spiego. Ci sono precedenti nella storia italiana di questo tipo, il più illustre dei quali è ciò che si fece nel 1995 con la legge Tatarella, che portò, ricorderete tutti, all'elezione di fatto diretta dei presidenti delle giunte regionali, ma formalmente era un'elezione indiretta perché erano i consigli regionali nella loro prima seduta a prendere atto dell'indicazione popolare e ad eleggere formalmente il presidente della giunta regionale. Questo punto della legge Tatarella fu utilizzato una volta soltanto perché prima del successivo rinnovo dei consigli regionali nel 2000 venne modificata la Costituzione e consentita l'elezione diretta di fatto e di diritto dei presidenti della giunta regionale. L'elezione sarà diretta, come dice la modifica che abbiamo introdotto, in conformità alle scelte dei cittadini,
Il Partito Democratico, tra le tante possibilità di scelta diretta da parte dei cittadini, ha avanzato una proposta che non possiamo depositare in Parlamento, il Presidente Grasso è stato molto chiaro, perché finché non è entrata in vigore la modifica costituzionale è inutile, non si può presentare una proposta di legge che disciplina come si eleggono i senatori. La posizione del Partito Democratico è che tra le tre opzioni di scelta diretta da parte dei cittadini tecnicamente immaginabili, che sono le preferenze, i listini e il collegio uninominale proporzionale, la preferenza del PD è per il collegio uninominale proporzionale, che è esattamente il metodo con cui i cittadini hanno scelto i senatori in Italia dal 1948 al 1992. In Toscana dobbiamo eleggere 5 senatori, 4 consiglieri regionali e un sindaco. Se si applica la nostra proposta di attuazione dell'articolo 57, la Toscana sarà divisa in 4 collegi, in ognuno di questi collegi ogni forza politica presenterà un candidato, se a una forza politica spettano in ragione dei voti ottenuti 2 consiglieri regionali senatori, saranno eletti i 2 candidati nel collegio uninominale per quella forza politica che avranno ottenuto le percentuali più alte. I senatori, ripeto, dal 48 al 92 in Italia sono sempre stati eletti in questo modo. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, prende atto della indicazione popolare e formalmente elegge, un po' come i grandi elettori degli Stati Uniti prendono atto dell'indicazione popolare per l'elezione del Presidente della Repubblica, che è scelto dagli americani, ma come sapete non è eletto dagli americani perché è eletto da un collegio elettorale formato da 538 grandi elettori che però non hanno il potere di andare contro le indicazioni che questa volta 130 milioni di americani hanno espresso. Questo è come sarà organizzata l'elezione dei senatori. Andrei avanti sul prossimo punto, che riporta sempre, queste sono come detto sempre le solite cose, per chiarire le competenze di Stato e Regioni. Sappiamo che è stata una delle materie più discusse, tra l'altro, nel dibattito politico degli ultimi 20 anni, dalla riforma, soprattutto poi prima si avviava un processo federalista che vedeva la Lega nel chiedere sempre più autonomia delle regioni. Però lascerei insomma spiegare dove si può andare a chiarire questo conflitto di competenze e soprattutto chiederei alla professoressa, pur sempre rimanendo nei termini di tempo che ci siamo dati, spesso viene sollevata da chi sostiene il no, che è vero elimina la competenza tra Stato e Regioni, però sarà importante poi il conflitto che avranno le due Camere sul sistema di attribuzione. Allora, la riforma interviene in modo radicale sul cosiddetto titolo quinto della Costituzione, nella parte che riguarda appunto il rapporto Stato-Regione. Direi che l'obiettivo è quello di ripensare il ruolo delle regioni nel sistema e soprattutto di rimediare ad una incauta e direi forse anche scellerata riforma che nel 2001 l'allora sinistra fece a maggioranza. Una riforma, quella del 2001, che ha prodotto moltissimo contenzioso tra Stato e Regioni, migliaia di ricorsi e 15 anni di giurisprudenza della Corte Costituzionale, su cui oggi per la verità c'è una sorta di assestamento. Allora, il testo su cui si voterà il 4 dicembre prevede i seguenti punti. Primo punto, aumento della cosiddetta competenza legislativa esclusiva dello Stato. Cosa vuol dire? Vuol dire che su un grosso gruppo di materie che passano da 30 a 50, lo Stato avrà una competenza legislativa esclusiva. E lo Stato si riprende materie che nel 2001 erano appunto state affidate alla competenza delle regioni. Quali materie? Ad esempio il tema della energia, il tema delle infrastrutture strategiche, dei porti e degli aeroporti di carattere nazionale, la protezione civile, il commercio con l'estero, lo sport, tutto il tema della tutela dei beni culturali ed altro ancora. Secondo intervento, si elimina
la cosiddetta potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni. Che cos'è? È una serie di materie che sono di competenza delle regioni, ma sulle quali lo Stato può dare delle leggi di principio, delle leggi quadro. Tutta questa cosiddetta zona grigia tra potere dello Stato e potere delle regioni viene in qualche modo eliminata e si attribuiscono alle regioni tutte le competenze residue, cioè sia quelle non previste nell'elenco delle competenze dello Stato, sia tutte quelle che la Costituzione non può enumerare. Quindi, in sintesi, con la riforma si avrà un grosso pacchetto di competenze esclusive dello Stato e un altrettanto grosso pacchetto di competenze esclusive delle regioni, cioè scompare la potestà concorrente, che ha un impatto che deve essere valutato con attenzione, non è una riforma da poco. Terzo elemento, si introduce il cosiddetto interesse nazionale, la clausola di prevalenza, ovvero in tutte quelle materie che comunque sono attribuite oggi con la riforma alla competenza esclusiva delle regioni, lo Stato può intervenire e riprendersele. Riprendersele come? Riprendersele facendo valere questa clausola dell'interesse nazionale. Ovviamente per riprendersela ci vuole una legge che prevede tra l'altro delle maggioranze qualificate, prevede le maggioranze assolute. Quindi in ultimo tema si potenzia il cosiddetto regionalismo differenziato, che fino adesso in Italia è rimasto lettera morta, per la possibilità per alcune regioni di poter acquisire alcune materie nelle quali fino adesso con la riforma non potrebbero operare. Quindi tre cose: maggiore centralizzazione, perché lo Stato recupera molte materie, tendenziale semplificazione, perché non c'è più quella zona grigia della competenza concorrente, e in terzo luogo valorizzazione delle regioni virtuose. Questi sono gli aspetti positivi, ci sono degli aspetti molto critici sui quali però forse è bene dare la parola ai nostri ospiti. Perché ci sono aspetti critici su questo nuovo sistema di distribuzione delle competenze? Sapete cosa pensavo? Gli stessi che hanno creato il problema con la riforma del titolo V, la stessa parte politica, usando per la prima volta la riforma costituzionale come un manganello nei confronti della opposizione, oggi spiega che per migliorare l'Italia, per dare maggiore qualità alla democrazia italiana, bisogna cambiare. Cioè gli stessi che hanno prodotto il problema, gli stessi che hanno generato il contenzioso, oggi ci vengono a dire che risolveranno il problema. Ed è curioso, perché forse converrebbe andare ad affrontare le questioni. È la stessa parte politica. Molti di quelli che oggi si esprimono a favore di questa riforma costituzionale sono gli stessi. Quando parlano della questione discutere il Senato, c'era una legge del 2006 e quella parte politica che oggi propone di cambiarla, lo stesso Presidente del Consiglio si schierò contro la riforma del 2006. Se oggi fosse passata quella riforma avremmo già modificato il bicameralismo paritario, avremmo già un numero di parlamentari inferiore, perché dimezzava sia i senatori che i deputati, e noi avremmo dal 2008, perché siccome la legge all'epoca prevedeva che si cambiasse il meccanismo all'indomani di un voto, quindi nel 2006 ci furono le elezioni, avremmo votato nel 2008 quando cadde Prodi e fu eletto Berlusconi con il nuovo sistema. Ma siccome all'epoca conveniva dire di no, perché la riforma costituzionale è stata fatta senza tenere presente quello che diceva all'inizio, che la Costituzione è un patto di garanzia, siccome si voleva usare
contro la parte politica la riforma costituzionale, si è deciso di bocciare quella riforma. Risultato? Se oggi siamo da 30 anni a discutere di questa faccenda, lo dobbiamo a quegli stessi che oggi ci danno lezione. Detto ciò, che cosa accade? Per anni ci hanno spiegato che bisognava decentrare perché così si controllava meglio le tasse, che perché così avremmo avuto una migliore efficienza del sistema, perché così il rapporto tra cittadini e amministratori sarebbe stato più stretto, più corto, e quindi i cittadini avrebbero potuto verificare meglio quello che funziona e quello che non funziona, chi fa bene e chi fa male. Per anni ci hanno spiegato che il modello doveva essere quello delle amministrazioni locali, dei comuni, delle regioni, dove la partecipazione è vicina, diretta. Adesso cosa fanno? Il contrario. Statalizzano, riportano tutto a Roma. Avete sentito, la professoressa ci spiegava quanti di quegli argomenti vengono riportati a Roma. Cioè il contrario. Dal decentramento passiamo all'accentramento, come un pendolo continuo. Sapete perché questo paese non va avanti? Perché si continua a fare il gioco del pendolo. Ogni forza che arriva decide di cambiare, non nell'interesse dei cittadini, decide semplicemente di spostare il pendolo dalla parte che interessa a questa forza politica. Questo è il risultato. Piccola parentesi, dice, c'è anche il contenzioso con la Corte Costituzionale. Questa riforma dà alla Corte Costituzionale il potere di decidere sulle leggi, tutte, preventivo, perché un terzo del Senato, quindi 33 senatori suppongo, 34 facciamo, potranno decidere di chiedere nei 10 giorni in cui la Camera ha approvato una legge, che questa Camera sia sottoposta al giudizio preventivo di costituzionalità, alla Corte Costituzionale. Quindi il numero elettorale, direttore? No, anche gli altri. Non lo dico io, ma lo facciamo dire adesso. Il contenzioso, scusate, quando ci saranno contenziosi tra Camera e anche lì, tra Camera e Senato si riuniscono i due signori e dopodiché, se non sono d'accordo, che cosa succede? Questo è un problema grosso. Che cosa succede? Si rivolgeranno alla Corte Costituzionale? Non ci interrompiamo, scusami. Quindi saremo continuamente, non solo, ma il Senato potrà, che è eletto con maggioranze diverse, perché tiene conto di tutte le elezioni dall'altra parte, il Senato non la potrà fare, potrà tutte le volte chiedere alla Camera di esaminare in tempi certi una propria legge. Per cui mettiamo il caso che alla Camera vinca qualcuno e che in Senato ci sia un'altra maggioranza. Se volesse ritardare i lavori della Camera, lo potrà fare proponendo continuamente le leggi. Non solo, ma anche il governo potrà fare altrettanto. Quindi il Parlamento, avendo tempi certi, chiedendo che si votino su certe leggi, quindi avremo una situazione di ingovernabilità tra le due Camere che sarà incredibile. Altro di efficienza. E siccome poi non sono chiari i poteri delle regioni, vengono diminuiti, vengono cambiati, siccome non è chiaro neppure il ruolo esatto che dovrà esercitare il Senato, il contenzioso sarà enorme, molto di più di quello a cui abbiamo assistito. E un ultimo elemento, il contenzioso lo ha scatenato lo Stato. Se voi andate a vedere quanti sono i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale, sono quasi tutti governativi, non solo delle regioni. Non sono le regioni che hanno chiesto alla Corte Costituzionale verifica se ho competenza io o se ha competenza il governo, lo Stato centrale, è stato il governo. Quindi evidentemente hanno scritto male una legge e dopodiché hanno generato un contenzioso. È la stessa cosa che accadrà con questa riforma. Bravo. Parini, sarà la stessa cosa che accadrà con questa riforma, semplicemente spostando da una parte all'altra presenza. Con questa riforma io credo che si fanno delle cose opportune, quale quella di riportare alla competenza esclusiva statale materie come le infrastrutture, le grandi reti energetiche di trasporto, la formazione lavoro, le politiche attive del lavoro, sulle quali
la storia degli ultimi 15 anni ci ha dimostrato che non hanno senso 21 politiche diverse. Io, vedete, credevo che ci fosse il diritto di cambiare idea rispetto a quello che uno ha sostenuto negli anni precedenti, e non ho nessuna difficoltà a fare autocritica rispetto alla riforma del 2001, ma pensavo che questo diritto fosse al di sopra di ogni sospetto, perché io in questi giorni, anche stamani, ho sentito dei cambiamenti di posizione su questioni fondamentali da parte di chi oggi sostiene no, che mi hanno fatto più volte sobbalzare sulla sedia. Ho sentito difendere il proporzionale da persone che per anni hanno difeso un maggioritario spinto e hanno fatto il porcello. Ho sentito criticare i verbi inventati dal Presidente del Consiglio agli italiani quando non li hanno mai criticati, quando un altro Presidente del Consiglio li ha inviati. Ho sentito dire che il bicameralismo paritario non è un problema da persone che hanno fatto la riforma del 2005-2006 che tra le tante cose superava il bicameralismo paritario indicandolo come un grande problema. Insomma, se non si potesse cambiare idea nel tempo sarebbero ben strane le posizioni di molti sostenitori del no. Si dice che è un problema la Costituzione cambiata a maggioranza, ma l'85% di coloro che sostengono che è un problema la Costituzione cambiata a maggioranza nel 2005, quando la Costituzione fu cambiata con 317 voti alla Camera, non dissero una parola. Mi sarebbe piaciuto vedere altrettanto sdegno quando altri fecero questo, e non c'è stato questo sdegno, e questo mina molto la coerenza di chi oggi sostiene che la Costituzione cambiata a maggioranza non va bene. Ricordate, 317 voti, e per fortuna la Camera del 2001 che approvò quella riforma era una Camera che non si era formata nel suo pleno, ma a causa delle liste civetta, e i componenti erano 613 e la maggioranza assoluta 307, perché se fosse stata la maggioranza assoluta 316 avrebbe battuto il record mondiale di una riforma costituzionale approvata con un voto di scarto sulla maggioranza assoluta, mentre questa riforma costituzionale in tutte le sue 6 letture è stata approvata con il 58, 59 o 57%. Tutti si stracciano le vesti perché si è approvata a maggioranza, sono stati tutti zitti quando l'hanno fatto altri. Questo rende la posizione assolutamente non credibile, come quella di difesa del proporzionale. Difende il proporzionale che ha fatto il porcello, cioè un premio di maggioranza di 55% dei seggi indipendentemente da quanti voti prende chi arriva primo. C'è un limite a quello che si può sostenere contraddicendosi, e questo limite mi sembra che sia stato ampiamente superato. Non si può sostenere tutto il contrario di tutto in maniera così disinvolta. Nel merito, l'accentramento che oggi c'è è un accentramento sulle materie in cui si è dimostrato sbagliato il metodo della frammentazione, e soprattutto è un accentramento a cui fa da pandan la creazione del Senato delle Autonomie, perché è vero che da una parte le regioni perdono potere, ma col Senato delle Autonomie acquistano il diritto di sedere nel cuore dello Stato e di partecipare alla definizione dell'indirizzo legislativo nazionale. Per quanto riguarda i compiti del Senato rispetto ai compiti della Camera, senza voler idealizzare niente, io cito una ricerca che è stata fatta. Se noi prendiamo le leggi che sono state approvate dal 2013 al 2015 in Italia, vediamo che secondo quello che dispone la riforma costituzionale, le leggi su cui il Senato, come avviene oggi, mantiene un potere di veto su quello che la Camera ha deciso, rappresentano il 2,5% del totale. Il 97,5% delle leggi approvate tra il 2013 e il 2015, se fossero state vigenti le regole previste nella nostra riforma costituzionale, sarebbero state leggi a prevalenza Camera, cioè il Senato, come in tutti gli organismi a bicameralismo differenziale, in Italia potrà esercitare un potere di richiamo, chiedere in 10 giorni di esaminare una legge, in 30 giorni deliberare, trasmettere le eventuali modifiche alla Camera, ma l'ultima parola incontestabilmente spetterà alla Camera sul 97% delle leggi. Più chiaro di così è possibile. Allora,
su molte cose, come ha concesso a lei, insomma, prima la possibilità di replicare nei due minuti, insomma, ristretti. No, ma io sembra talmente chiara la situazione, mi pare che sia stato spiegato, perché non funziona dal mio punto di vista. Il problema è proprio perché si è creato un Senato delle regioni che di fatto sarà non la rappresentanza delle regioni, sarà un organismo che avrà una classe politica modesta, che non si capisce come riesca a identificare il mestiere che gli viene delegato dalla riforma costituzionale, non rappresenterà effettivamente la situazione proprio per il meccanismo, perché si sceglie, il proporzionale va bene, ma va bene quando bisogna eleggere i senatori, evidentemente, perché non si capisce come sia proporzionale la nomina dei senatori se deve tenere conto del voto popolare, quindi lì non va, lì va bene il proporzionale, non va bene sul resto, ma soprattutto di fatto, siccome accentra il potere economico nelle mani dello Stato, sarà questa riforma uno strumento che consentirà o il ricatto del governo nei confronti delle regioni, o peggio ancora farà un mercanteggiamento dei finanziamenti che passeranno, si discuteranno in quella sede. Tutto lì. Ma chiedo poi di finire con questa situazione della professione. Una precisazione nel mio ruolo, per così dire, didattico. Allora, sul tema del procedimento legislativo, il direttore del centro pone un problema serio di questa riforma. I fautori del sì dicono si va verso un sistema di semplificazione del procedimento legislativo. Ora, in realtà non è propriamente corretto parlare di semplificazione, perché? Perché il nuovo testo costituzionale introduce non uno, ma molti nuovi procedimenti legislativi. Se ne contano intorno a 9, anche se i costituzionalisti non sono ancora d'accordo sul numero dei diversi procedimenti legislativi. È certamente vero che la semplificazione sarà dal fatto che il grosso delle leggi viene approvato dalla Camera dei Deputati, perché la Camera dei Deputati può non tener conto dei rilievi del Senato. In questo senso c'è una semplificazione, ma attenzione, in questo senso il direttore del Pedro pone un dito su una piaga. Questa semplificazione potrà funzionare soltanto se ci saranno due camere che si comporteranno in modo virtuoso. Perché? Perché tutti gli eventuali conflitti di competenza tra Camera e Senato sono affidati nel testo di riforma ad una intesa tra i due presidenti, sia di Camera che di Senato. Quindi qualsiasi conflitto che si possa creare di competenza sulle materie, e qui diciamo il problema esiste perché oggi si differenzia molto il procedimento legislativo, i conflitti dovranno essere in qualche modo risolti attraverso una intesa tra i due presidenti delle Camere. Ora, la Costituzione, il nuovo testo, non ha previsto una cosa che era importante prevedere e che alcune Costituzioni straniere hanno, cioè organismi di conciliazione bicamerale. Perché dove c'è un conflitto ci può essere un organo bicamerale che risolve il problema. Quindi qui è affidata alla intesa tra i due presidenti delle Camere, e quindi non è da escludere, esattamente da costituzionalista non mi sento di escludere, che quantomeno in una prima fase di rodaggio ci possa essere un grosso conflitto alle due Camere, tra le due Camere di fronte alla Corte Costituzionale sul riparto di competenze, quantomeno in una prima fase di rodaggio, questo non è assolutamente da escludere. Un ultimo tema, flash, ma non ci entro. E lo ricordo a titolo di notazione personale, quando ho fatto parte della commissione di 35 saggi e quando si affrontò il tema del regionalismo, io con altri colleghi si disse, beh, come prima cosa direi che dovremmo seriamente parlare delle regioni ad autonomia speciale. Cioè ritenevo insieme ad altri che era giunto in Italia il momento di ripensare seriamente all'uso che della specialità si è fatto nel nostro paese. Mi sono subito resa conto che era un argomento tabù, cioè non si poteva parlare di questo, e dunque il regionalismo speciale fu stracciato dalla discussione in commissione. E oggi, cioè in un'importante riforma come quella su cui si vota, questo è una grossa
attesa su questa riforma e dirò un'altra cosa. Il regionalismo speciale con la riforma viene in parte anche potenziato e questo non molti lo sanno. Perché? Perché nelle disposizioni transitorie si prevede che l'applicazione di questa riforma anche alle regioni speciali necessiterà, dice la norma, di una riforma degli statuti delle regioni speciali con intesa della regione interessata. Ora è chiaro che una riforma che introduce una riduzione dei poteri delle regioni ovviamente non incontrerà mai il consenso di quella regione rispetto alla quale si crea una norma che gli riducono i poteri, non so se mi sono spiegata. Quindi diciamo, questo è, e non capisco perché in questa norma transitoria si introduca questo rafforzamento, perché ci vuole l'intesa della regione speciale, che significa che le regioni speciali erano intoccate e le saranno ancora di più con la riforma. E questo è un qualcosa che mi sfugge il senso e perché non si trovano le condizioni politiche per affrontare una tale riforma. Direi a questo punto di aggiungere due minuti per entrambi su questo tema qua delle regioni a statuto speciale, però vi prego di rimanere due minuti, poi affrontiamo l'ultimo punto e poi insomma, lasciare lo spazio alle due domande. Questa volta però vi rimaniamo due minuti, se no mi tocca davvero interrompervi. Non ho praticamente nulla da aggiungere su questo tema. Anzi ringrazio la professoressa Sonia Feroni di aver ricordato la questione delle regioni a statuto speciale. Questa riforma non le tocca, è un grande tema che ha riguardato gli sprechi in questo paese. Ancora oggi noi siamo, che a noi viene imposta per esempio una legge che è la legge Fornero in certi termini, che ha creato tanti danni e comunque ha creato tanti problemi, e allo stesso tempo non viene imposta per esempio in altre regioni perché inspiegabilmente essendoci in autonomia non si può toccare quell'argomento. La regione Sicilia continua ad essere una regione sostanzialmente fallita che lo Stato italiano aiuta, il costo complessivo delle regioni a statuto speciale credo raggiunga i 14 miliardi, stiamo quindi pensando a delle cifre importanti, ciononostante noi non affrontiamo la questione. È sicuramente una occasione mancata, ma spiega anche che questa riforma è stata fatta sotto ricatto, come ha detto un altro costituzionalista come il professor Ugo De Siervo. Grazie. No, il mio giudizio positivo sulla riforma nasce dal fatto, no, che credo che ci sono solo cose positive, che non ci sia nessuna lacuna. Io non sono così privo di onestà intellettuale da sostenere questo. Abbiamo fatto il massimo possibile in questo Parlamento con questi numeri. Io dico che sono largamente prevalenti i pregi sui difetti. Se mi si chiede di parlare di alcune lacune che io credo non ho difficoltà a indicare, la mancata abolizione delle regioni a statuto speciale è una lacuna, non c'erano i numeri per farlo. Io per esempio avrei preferito che ci fosse nella riforma costituzionale la sfiducia costruttiva, non siamo riusciti a farlo, è un'altra cosa che io penso sarebbe stata necessaria. Osservo che se la riforma passa domani sarà possibile mettere all'ordine del giorno ulteriori riforme, se la riforma non passa restano le regioni a statuto speciale e non si potrà fare per tanto tempo più nessuna riforma. Ma detto questo, io penso che si debba riflettere sul fatto che evidentemente questo tema è difficile, perché non soltanto siamo stati non capaci, per mancanza di numeri, di fare la riforma delle regioni a statuto speciale in questo Parlamento che è nato nel modo in cui sappiamo, ma il problema delle regioni a statuto speciale non fu messo all'ordine del giorno e risolto nemmeno dal centrodestra nel 2001, nella riforma del 2005-2006, pur avendo in quel Parlamento il centrodestra nelle due Camere la maggioranza più grande che si sia avuta dal 94 in poi nelle due Camere del Parlamento, e quindi pur avendo una condizione di numeri molto migliore di quella di cui abbiamo voluto noi nel 2013.
2011. Eppure anche allora delle regioni a statuto speciale non si faceva parola, la riforma non le affrontava e rimaneva. Un altro punto su cui tengo molto, insomma, che venga discusso, da cui ho preso tra l'altro spunto la legge di Belpietro, che fu tra l'altro Bernini a sollevare il problema della questione, che, a cui dedica un intero capitolo quando dice la Costituzione che piace alla banca. Su questo poi è stato realizzato anche un servizio da parte della Gabbia, penso che l'onorevole Parrini avrà penso già visto, ancora poi lo proiettiamo. E non, questo è vero, non entra nel merito della riforma, però si può secondo me avviare addirittura una riflessione superiore su questo tipo di servizio. Ora lo guardiamo, poi faccio un attimino tengo a fare una domanda all'onorevole Parrini, che quindi lascerei subito la possibilità di rispondere su questo tipo di servizio, poi se naturalmente nasce la richiesta che ha fatto entro è l'ultimo punto, poi le domande al pubblico. Claudio e chi volesse, il libro è in vendita lì da Enrico e penso che il direttore so, possa anche autografarne alcune copie. Cari italiani, lo volete cambiare o no questo paese? Non volete tagliare i costi della politica, dare una bella sforbiciata al Senato e fare ripartire l'Italia? Ve l'hanno raccontata così la bella storia del referendum sulle riforme. Renzi vi ha detto che bisogna votare sì perché il vostro paese deve finalmente cambiare verso. Ma voi lo sapete chi le ha scritte queste meravigliose riforme così indispensabili? No, non le ha scritte il Partito Democratico, le ha scritte qualcuno che a livello mondiale conta un pochettino di più, e cioè le grandi banche. Per la precisione le ha scritte JP Morgan, cioè la banca d'affari che è stata indicata perfino dalla Casa Bianca come una delle maggiori responsabili della crisi del 2008. Non ci credete? Sentite qui. Il 28 maggio del 2013 JP Morgan ha pubblicato un documento intitolato Aggiustamenti nell'area euro, in cui spiega per filo e per segno come vanno riformati i paesi del sud fra cui l'Italia. In particolare JP Morgan scrive che la Costituzione italiana va cambiata. Ecco cosa dice il documento del 2013. I sistemi politici dei paesi del sud e in particolare le loro costituzioni presentano una serie di caratteristiche che appaiono inadatte a favorire la maggiore integrazione dell'area europea. E sapete perché secondo JP Morgan dobbiamo cambiare la nostra costituzione? Perché è troppo socialista. No, non è uno scherzo. I banchieri lo dicono davvero. Sostengono che la Costituzione italiana va cambiata perché garantisce la protezione costituzionale dei diritti dei lavoratori e contempla il diritto alla protesta contro i cambiamenti dello status quo politico. JP Morgan scrive proprio così, nero su bianco. La protezione dei diritti dei lavoratori è un ostacolo e anche il diritto a protestare. Cari italiani, vi faccio una domandina facile facile. Secondo voi è un caso se le riforme che vuole Renzi sono proprio le stesse che chiede JP Morgan? Ma certo che no. Matteo sta facendo i compiti che gli ha assegnato la grande banca d'affari, ha imparato la lezione, anche perché ha avuto un ottimo maestro. Sapete chi è? È questo signore qui, Tony Blair. Hey, Tommy, how are you? L'ex primo ministro inglese, da alcuni anni guadagna un bel po' di milioni come consulente speciale di JP Morgan e il suo compito è quello di andare in giro per il mondo a fare lobbying. Nel 2012 Renzi e Blair si sono incontrati per cena a Palazzo Corsini a Firenze. Sapete chi ha organizzato l'incontro? Jamie Dimon, cioè l'amministratore delegato di JP Morgan. Nel 2014 poi i due amici si sono incontrati di nuovo a Londra. Subito dopo l'incontro Blair ha rilasciato una bella intervista a Repubblica spiegando che Renzi aveva in testa uno splendido programma di riforme per cambiare il paese e rilanciare l'economia. Guarda un po', sono proprio le stesse riforme che chiede JP Morgan.
Pensate che il vostro nessuno sia un complottista? Vi sbagliate. Vi racconto un'altra cosa. Vi ricordate l'affare della famosa Peppe? Bene, sapete chi ha scelto come consulente il governo Renzi per quell'affare? Esatto. Ha nominato J.P. Morgan. Solo che mentre dava consigli al nostro governo, J.P. Morgan nel suo report consigliava ai propri clienti di evitare le banche italiane. Che simpaticone, eh? Nel 2015 J.P. Morgan ha preso una multa da 342 milioni di euro dalle autorità americane per le manipolazioni su Libor e Forex. Per la vendita dei mutui subprime, il governo americano ha chiesto addirittura una multa record da 30 miliardi di dollari, una delle più alte della storia, senza contare che J.P. Morgan ha avuto guai giudiziari anche in Inghilterra e persino in Cina. Ecco da chi prendiamo lezioni. Da una banca che ha manipolato i mercati e ha truffato i risparmiatori di mezzo mondo. J.P. Morgan scrive le riforme. Renzi le esegue. Ah, mi raccomando, andate a votare al referendum e state sereni, fidatevi di nessuno. Questo è un servizio che, come sa, gira molto in rete, soprattutto tra i giovani. Mi sembrava alla fine anche giusto concedere la possibilità di rispondere a un esponente come il suo. Come dicevo, tra l'altro è affrontato anche nel libro direttore Di Pietro, però la domanda che comunque a me veniva, oltre che questo servizio comunque sia, crea forse un po' un ostacolo sulla riforma in effetti, soprattutto quando poi si fa a gara a chi è più contro l'establishment dopo l'elezione di Trump. Però la domanda è anche questa: noi sappiamo che la Costituzione, comunque le storie costituzionali, cambiano anche con l'evolversi delle società e quindi del modo di vivere delle persone all'interno della società. Quindi la domanda su questo servizio è anche questa: è una riforma che deve accogliere certe modifiche alla nostra società, che quindi segna proprio un cambiamento nella storia nostra? Ma guarda, in rete girano tante scemenze. Questa è una delle scemenze più grosse che abbia mai ascoltato. Non l'avevo vista fino ad oggi e devo dire che l'ho trovata assolutamente esilarante. Nessuno non è un complottista, è un comico. Però io sono in un Parlamento in cui si parla delle scie chimiche e delle sirene. Più o meno il livello di rispettabilità intellettuale delle teorie sostenute in questo servizio è lo stesso di quello che c'è nella teoria delle scie chimiche e delle sirene. E che è una scemenza assoluta è dimostrato dal fatto, lo dimostra il fatto che a un certo punto, se non sbaglio, si parla di compressione di diritti dei lavoratori, ignorando completamente che quel tipo di diritti fa parte del complesso dei principi fondamentali della nostra Costituzione, quindi dei primi 12 articoli, che non solo non sono toccati da questa riforma e non sono mai stati toccati nemmeno da nessun'altra riforma in precedenza. Ma ci sono tra i costituzionalisti, se non erro, opinioni prevalenti che sostengono, secondo me ha ragione, che quei 12 articoli non sono modificabili nemmeno con la procedura del 138, perché rappresentano la parte intoccabile della nostra Costituzione, dell'ascito valoriale che ha fondato la Costituzione. Quindi non solo è un comico, ma è anche un grande ignorante. E che devo dire? L'ho detto all'inizio, nessuno dei provvedimenti contenuti in questa riforma è assente dalla riflessione costituzionale italiana degli ultimi 30 anni. Quindi non c'entra niente J.P. Morgan. Abbiamo realizzato, portato a un passo dal traguardo, e io mi auguro oltre il traguardo con il referendum, cose su cui in Italia si discute per 33 anni e proposte nessuna delle quali è nuova. Non è nuova la proposta di superare il bicameralismo paritario, non è nuova la proposta di ridurre il numero dei parlamentari, non è nuova la proposta di riordinare il rapporto tra Stato e regioni, non è nuova la proposta di abolire il CNEL, non è nuova la proposta di decostituzionalizzare le province. L'hanno sostenuto decine e decine di costituzionalisti, centinaia di politici, qualche migliaia di giornalisti e forse anche in qualche studio Jerry Morgan. Però questo servizio l'ha fatto enormemente divertire. Sta, le sirene divertono di più, però è più delle scie chimiche. Da direttore Del Pietro, quindi insomma dire che poi è una scemenza, insomma la scemenza non è da Del Pietro capitano. No, la scemenza è il servizio che parla di J.P. Morgan, che qui c'è. A me fa un po' meno ridere invece.
perché so benissimo qual è il ruolo delle banche in questa riforma costituzionale. Basta leggere i giornali tutti i giorni per capire il ruolo delle banche nella riforma costituzionale. Tutte le grandi banche si stanno esprimendo a favore della riforma costituzionale. E io faccio una riflessione banale. E la riflessione banale è questa: ma alle banche interessa di più il diritto costituzionale, la formula costituzionale di un paese, o interessa di più guadagnare? La risposta è semplice. Le banche non sono interessate agli equilibri costituzionali di un paese, sono interessate a fare affari. E JP Morgan, guarda caso, è stata nominata advisor nella ricapitalizzazione di una banca che conoscete molto bene, il Ponte dei Paschi di Siena. E si è dimesso qualcuno ed è stato un ministro di questo governo a imporre le dimissioni all'amministratore delegato, il quale si opponeva alla nomina di JP Morgan come advisor perché le commissioni pagate a JP Morgan erano giudicate eccessive. Il tema è tutto lì. Certo, pensare che nella riforma costituzionale si inserissero delle modifiche dei lavoratori, ai diritti dei lavoratori, è una sciocchezza, quella sì. Nessun governo avrebbe fatto una riforma costituzionale modificando la prima parte, perché avrebbe ottenuto una rivolta di piazza. E quindi che ora si fa? Non serve introdurre delle modifiche oggi nella riforma costituzionale. Basta rafforzare i poteri del governo, basta semplicemente andare verso il premierato e dopodiché ci penserà il premier a fare le riforme, quelle anche che riguardano il mercato del lavoro ulteriore. Del resto già le ha avviate, ha fatto capire che cosa intendesse per quanto riguarda le riforme del mercato del lavoro, quindi nel momento in cui avrà il potere farà il resto. Grazie. Bravo. Lascerei quindi adesso insomma le domande al pubblico se ce ne sono. Facciamo questo giro veloce, sì, sì. Un giro veloce di domande, insomma bisogna chiudere perché hanno. Eccoci. Due, tre. Vi chiediamo ecco la cortesia per. Bene, facciamo un minuto a domanda, se no mi interrompo io, facciamo così, se no non ce la facciamo. Comincerei magari da lì, poi finiamo qua così. Vai, dimmi, un minuto però, Dimitri Cotone, ex capo della rivoluzione. Non si sente niente. Da un dittatore stalinista. No. Ex capo partito democristiano. Non si sente niente. Di chiesa con cattolica. Microfono. Date il microfono. Non si sente niente. Fai la microfono. No, arriva diretto alla domanda. Altrimenti... Questo è un tentativo per mettere dittatura. Bravo. Io sono esperto in politica, era capo partito democristiano, era anche giornalista, che aveva analizzato chi sono manifesti. La domanda qual è di no, chi si fa la domanda? Andiamo avanti sulla prossima domanda, vi chiedo comunque magari di venire qua, di fare la domanda così sentono un po' sul tempo. Allora, premesso che dal 2006 la Cassazione si è espressa molto chiaramente in seguito al Porcellum e l'Italia come il figlio del Porcellum, la Cassazione, Corte Costituzionale, benissimo, ha detto, cito testuali parole, siamo di fronte a una grave alterazione dei principi di rappresentatività democratica. La storia lo ricorderà come 10 anni di dittatura, perché di fatto, parafrasando, vuol dire questa. Ma la domanda era questa, siccome si è parlato di tanto, ma forse mi sono perso la prima parte, ci dite in che modo entra il vincolo esterno, articoli 55, 70 e 117 nella riforma costituzionale, dato che oggi articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea, per uscire dai vincoli dell'Unione Europea basterebbe appellarsi all'articolo 50, domani ci vorrà la procedura aggravata del 138, ok, della Costituzione. Come mai questa scelta così felice di vincolarci mani e piedi all'economicidio finanziario europeo che ormai si sta perpetrando sotto gli occhi di tutti, è stata la causa. Bene. Bravo. Emanuele. Grazie. Allora, onorevole Parrini, direttore Belpierro,
La Repubblica Italiana in confronto alla Francia e agli Stati Uniti è instabile, in quanto se durante 8 anni di amministrazione Obama, in 2 mandati, in Italia c'è stato Berlusconi, Monti, Letta ed adesso Renzi. Più che parlare di una riforma costituzionale, non è meglio rifare la Costituzione da capo su un modello presidenziale? Perché nel 2011 la finanza ha dato un duro colpo al governo Berlusconi. E per quanto Giorgia Ballantera gli ha dato il colpo di grazia, e molte multinazionali e banche fatturano molto di più di molti governi. Ma più che parlare di una riforma costituzionale, non è meglio rifare una nuova costituzione sul governo presidenziale francese? Perché l'Italia ha bisogno di stabilità? Quando ci deve essere un capo di governo? La mia domanda è questa: non è che noi con questo referendum andiamo verso anche all'Inghilterra, cioè facciamo tipo una Brexit se facciamo vincere il sì, secondo me. Brexit se vince il sì? Sì. Vabbè, prossima domanda che era? Andiamo qua? Allora, io ho letto un articolo sulla verità che mi è capitata in mano giovedì, dove si dice che se vince il sì la Camera non farà più le leggi in merito al disegno di legge a data scelta. Io analizzando il disegno di legge a data scelta, a me pare più un rafforzamento del Parlamento, una garanzia del Parlamento, e non un rafforzamento del governo. Ecco, volevo sentire più. Prossima domanda, chi era? Fiorita? Allora, io voglio fare una domanda al signore del PD. Come mai ai cittadini, all'Italia, non è stato detto nei beni culturali che state vendendo tutti i musei statali e avete fatto entrare le aziende private e vincitori di concorsi che a noi ci stanno levando tutti i diritti e tutti i doveri nei posti di lavoro? Questa è una vergogna! La domanda prossima, che è la quarta domanda? L'altra domanda, quindi, un minuto per meno. Per piacere, però, silenzio al finale, se no non riusciamo ad andare avanti. L'articolo 71 dice che il Senato può proporre i disegni di legge alla Camera e devono essere esaminati e decisi entro 60 giorni. Non è un possibile fonte di ingorgo e di ostruzionismo? L'altra domanda è che la vedo, la qua. È diretta alla professoressa. Volevo diciamo, la conferma che nel 1948 chi voleva la Camera unica era partito comunista, questo se me la può dare. E poi invece, poiché diciamo, le elezioni regionali non sono uniformi, vorrei sapere che cosa succede quando c'è il cambio eventualmente da una maggioranza a un'altra al Senato, che cosa viene fuori, un gran casino. Manda? Io dico solamente che la democrazia è una parola che è stata sempre molto usata da tutti. Democrazia, Germania, la Repubblica Democratica Tedesca, eccetera. I cultori della democrazia. E poi c'è un'altra parola che viene usata molto spesso, il futuro. Siete tutti nel futuro. Faremo, vedremo, guarderemo. Renzi lo fatto e fare il futuro. Io programmi non ne ho visto. Dottor Belpietro, lei pensa che noi avremo ancora la libertà di opinione se vince sì? Ci sono altre domande? Se no, dare spazio alle risposte. Cominciamo dal numero Sarini, da quello che ha detto, non faccio più domande. Quasi esclusivo. Cercando comunque allora, potrebbe sempre cambiare le risposte. Io credo che il signore che ha fatto la domanda sulla dittatura in arrivo abbia usato il termine dittatura in maniera larga, no? Non penso volesse dire sì. Cerchiamo di non interrompere le risposte, altrimenti. Se posso rispondere? Quindi diventa facoltoso. Allora, io quello che posso osservare è che ovviamente non solo non esiste alcun pericolo di dittatura, ma la riforma costituzionale non modifica, signor Dimitri, nessuno dei poteri del governo, non attribuisce al primo ministro il potere di nomina e di revoca dei ministri, non attribuisce al primo ministro il potere di sciogliere il Parlamento. Tenga presente che questi poteri al primo ministro, nomina e revoca dei ministri, potere di sciogliere il Parlamento in maniera
Renzi e da Davide, venivano attribuiti al Presidente del Consiglio per la riforma del 2005-2006, osannata da tutti quelli che ora sono contro il premierato. Quella riforma produceva il premierato assoluto, quindi dal mio punto di vista ha diritto di criticare, parlando di svolta autoritaria, la nostra riforma, almeno chi all'epoca criticò cose fortissime come l'attribuzione al primo ministro del potere di sciogliere le Camere. Siccome 9 critici su 10 di questa riforma tacquero, in quell'occasione le loro critiche sono scarsamente credibili. La domanda sul intreccio tra 55, 70, 117 io farei rispondere alla professoressa, perché dal mio punto di vista hai fatto una minestra di considerazioni senza alcun senso giuridico e quindi sono completamente in difficoltà a rispondere a una cosa che a me appare priva di alcun senso giuridico e politico, perché credo che il 117 già ci vincolasse all'Unione Europea e già avevamo in Costituzione il Fiscal Compact, e già avevamo il Fiscal Compact codificato dalla Costituzione, quindi la riforma costituzionale nei rapporti con l'Europa secondo me non cambia assolutamente niente, ma posso sbagliare. Una nuova costituzione semipresidenziale. Presidenziale. Ah, ma mi hai detto la Francia. La Francia è semipresidenziale. Ho fatto anche l'esempio degli Stati Uniti. E loro sono presidenziali. Semipresidenziale. Ok, io dico che come sai nella bicamerale il dilemma del 97-98 si introduceva attraverso un accordo tra PD e Forza Italia il semipresidenzialismo. Si prevedeva l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, al quale veniva attribuito il potere di sciogliere le Camere all'indomani della sua elezione, perché il primo ministro era tenuto a presentare le dimissioni il giorno dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, e il caso di dimissioni era una delle fattispecie che autorizzava il Presidente della Repubblica a sciogliere la Camera, l'unica Camera che dava fiducia al governo. Inoltre il Presidente della Repubblica eletto dal popolo poteva, su proposta del primo ministro, nominare e revocare i ministri. Quindi era un semipresidenzialismo abbastanza forte quello che si produceva nel 97-98. In quel Parlamento c'era un fronte maggioritario, la bicamerale non saltò per un dissenso sul semipresidenzialismo, saltò per un dissenso su altre materie. Nei parlamenti successivi non c'è mai stato più un consenso sufficiente. Io non ho nessuna pregiudiziale nei confronti del semipresidenzialismo, ma per approvare una riforma in quel senso bisognerebbe avere, almeno in seconda lettura, una maggioranza assoluta. Ti assicuro che in questa Camera i favorevoli a un sistema di tipo presidenziale erano un'esigua minoranza, e quindi chiedere quella cosa avrebbe significato non fare assolutamente niente. Non ho capito il rapporto tra Brexit e sì. Secondo me non c'è rapporto tra Brexit e sì, come non c'è rapporto tra Brexit e no. Sono mele e pere, e le mele non si possono paragonare con le pere. E la data certa, il voto della certa dei provvedimenti del governo è, anche dal mio punto di vista, un rafforzamento del Parlamento, perché dovrebbe avere come conseguenza naturale quella di un minor ricorso a due strumenti che oggi invece sono una forma di abuso del governo sul Parlamento, come la decretazione d'urgenza e la fiducia. Non stiamo vendendo nessun museo statale, credo che il riferimento sia ad alcuni servizi che sono stati dati con appalti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e non alla proprietà dei musei. Il Senato si può proporre dei disegni di legge alla Camera, ma conta la suddivisione delle competenze sulle leggi e conta quel criterio 97,5-25% che ho detto prima, quindi non mi pare una fonte di complicazione. Nel 48 il Partito Comunista era per il monofederalismo, anche il Partito Socialista lo era, e credo anche il Partito d'Azione, che oltre che monofederalista era anche presidenzialista. Il PC è rimasto monocameralista perlomeno fino alla metà degli anni 80, cioè fino a quando c'era la convenzione del scudendum e non si poneva il problema di governare il paese, ma dall'87 in poi, con il cambiamento di linea verso la democrazia dell'alternanza che preparò la svolta dell'89, la posizione della sinistra di governo o che aspirava al governo italiano è sempre stata una posizione di bicameralismo differenziato e mai di monocameralismo. Il Senato, come in tutti gli ordinamenti a bicameralismo differenziato, è proprio, cioè, sto andando anche veloce, più di
il Senato, in tutti gli ordinamenti al bicameralismo differenziato in cui il Senato rappresenta i territori, si rinnova in maniera continua man mano che scadono i consigli, non è mai stata una fonte di problemi negli altri paesi, non vedo perché lo dovrebbe essere nella nostra, perché se anche cambia la maggioranza ci sarà la necessità di coinvolgere la minoranza della Camera, che è maggioranza del Senato, su alcuni tipi di leggi ben precisi come quelli costituzionali ed elettorali, dove secondo me non decide la maggioranza è una virtù e non un difetto. Se penso che sia il rischio, no, questa non è la mia domanda, comunque sì, io facciamo concludere la professoressa Cerina, lascio l'ultimo intervento no, telegrafico. Ma io invece penso che sul tema del 117 in particolare nell'Unione Europea ci sia da riflettere, perché mentre prima si parlava di normativa comunitaria, qui si parla espressamente di normativa dell'Unione Europea, cioè sostanzialmente noi ci dobbiamo adeguare a quella normativa, questo mi sembra fuori di discussione. Ed è evidente che si è persa un'occasione semmai per introdurre delle altre modifiche sbagliate quando si introdusse il pareggio di bilancio, visto poi come sono andate le cose, forse c'era l'occasione per discutere d'altro. Quanto al rafforzamento del Parlamento, io penso che sia esattamente il contrario, cioè io penso che con questa riforma costituzionale ci sia semmai un indebolimento dei poteri della Camera e quindi del Parlamento. Penso che la Camera non abbia più le stesse prerogative precedenti. Vi ho elencato prima quanti sono i provvedimenti, i disegni di legge e i decreti che danno vita insomma alla nuova complessità delle leggi in questo Paese, sono prevalentemente solo di iniziativa del Governo. Lo saranno ancora di più, visto che si fissano le date certe, visto che il Governo potrà avere praticamente una velocizzazione dei suoi provvedimenti, lo saranno ancora di più. Già oggi vi ho dimostrato come alcuni provvedimenti, quelli citati, sono stati speditissimi, la stessa legge Fornero fu speditissima, fu approvata nel giro di poche settimane, quindi evidentemente quando le riforme si vogliono fare, anche quelle complesse, anche quelle che scatenano una forte reazione popolare, si possono fare, basta volerlo. Il problema è che questo governo evidentemente ha altre intenzioni e quindi preferisce una Camera sottomessa e un Parlamento al guinzaglio. Grazie. E poi lascerei la conclusione, cioè il commento conclusivo sul dibattito e la risposta alle domande della professoressa Cerina Peroni, che ringrazio nuovamente tutti gli ospiti per aver partecipato e anche voi per aver partecipato a questo dibattito. Ma proprio a flash, allora, è vero. A flash, ha ragione l'onorevole Parrini che la riforma riguarda la seconda parte della Costituzione, però diciamocelo le cose. Allora, nel momento in cui si cambia il procedimento legislativo e quindi si cambia il modo di fare le leggi incidono anche sulla prima parte della Costituzione, perché la prima parte della Costituzione è costellata di riserve di legge sulla libera circolazione, quindi è ovvio che riguarda la seconda parte, ma gli effetti riguardano anche la prima parte della Costituzione. Sulle domande, sì, ha ragione, Camera unica, il PC era per la sovranità unica e non si poteva dividere, non si poteva frammentare, l'idea ancora rivoluzionario francese. Poi quando il PC nel maggio del 47 va all'opposizione si trova l'accordo su questo bicameralismo paritario. Sul tema dell'Unione Europea, lì naturalmente qual è il cambiamento? È un cambiamento terminologico, perché prima era comunità economica europea, oggi ovviamente dopo Maastricht siamo nell'ambito dell'Unione Europea, quindi il 117 ha adeguato il cambiamento nel frattempo intervenuto, non c'è un cambiamento sostanziale. Qual è stato il problema? È che noi abbiamo costituzionalizzato il pareggio di bilancio. Terrificante. Ed è stata una costituzionalizzazione che è passata sulla testa del Parlamento, il Parlamento l'ha approvato. Cosa significa quello? Significa che noi dobbiamo rientrare di 50 miliardi l'anno nei prossimi 20 anni. Semmai il problema è un altro, forse la riforma della Costituzione poteva essere
un buon momento per scrivere un articolo sull'Europa, e cioè per definire in maniera più precisa quali sono le condizioni della nostra appartenenza all'Unione Europea, come hanno fatto in Francia, per esempio ha fatto la Germania. Come mai secondo lei non è stato fatto? Non è stata presa questa palla al balzo? La dimenticanza un po' strana, insomma. Poteva essere l'occasione per riscrivere un articolo sull'Europa, ma visto che la nostra appartenenza in questo momento all'Unione Europea, e non soltanto in Italia ma anche in Europa, diciamo, stanno mostrando segni di grossa fragilità, probabilmente anche lì non ci saranno condizioni politiche per ragionare seriamente di questa nostra appartenenza all'Europa, anche perché non si sa che sarà il futuro dell'Europa. Quindi probabilmente è stato rafforzato il vincolo esterno con la... Ma non è stato, diciamo, da un punto di vista del nostro vincolo all'Unione Europea, che ci ha legato mani e piedi, ci ha legato mani e piedi da anni, cioè la riforma non incide sulla nostra appartenenza all'Unione Europea. Io su questo ne sono assolutamente convinta, cioè non c'è un maggiore rafforzamento, ci portiamo dietro probabilmente riforme costituzionali come quella del pareggio di bilancio, che deve essere magari meglio valutata prima di introdurre addirittura un principio di natura costituzionale. Ma non c'è stato discorso dei dibattiti parlamentari su quello, mi pare che fosse la BCE che disse chiudiamo i rubinetti. Però su questo tema non è stato oggetto, diciamo, di riforma costituzionale. No, io direi di concludere, è stato un dibattito molto, molto interessante. Due cose, io credo che a seconda, diciamo, a prescindere da come sarà l'esito del voto, o il sì o il no, il giorno dopo ci sarà da ricompassare un paese che è stato molto diviso, molto spaccato e molto polarizzato. E quindi questo sarà un impegno che dovrà... E chi è la colpa? È stato un paese molto spaccato, io non entro, sicuramente ci sarà da rimettere insieme un po' un paese che si è molto molto diviso. Io voglio soltanto concludere dicendo questo: insieme da tanti anni di diritto costituzionale comparato, e mi sono accorta, dopo tanti anni di insegnamento, che non esistono delle costituzioni perfette, non esiste la migliore costituzione del mondo. Esistono costituzioni che possono funzionare meglio e alcune che possono funzionare peggio. E su questo io sono d'accordo con quanto Arturo Cavoliemolo diceva, e cioè che la migliore costituzione non può impedire disordine e decadenza. E ci sono paesi invece che o hanno una brutta costituzione o proprio non ce l'hanno, come la Gran Bretagna, che pure è un paese, diciamo, molto democratico. Allora io credo che va un po' anche, per così dire, sdrammatizzato il tema delle riforme costituzionali, perché credo che il grande modo sia la selezione della classe politica, che prescinde dalla migliore riforma costituzionale che tu puoi introdurre nel nostro paese. La Germania non ha una migliore costituzione rispetto alla nostra, c'è una legge elettorale, diciamo, anche sostanzialmente proposta anche con l'eterna giuntà, che è pure un paese che ha dato una parola di grandissima stabilità. Perché? Perché c'è un'etica della classe politica che è molto diversa rispetto alla nostra. Quindi secondo me la grande sfida è ripartire da quello, più che, diciamo, drammatizzare il tema della riforma. Questa però è la mia idea, non politica ma da tecnica. Grazie a tutti.